guarda che preciso, sta qui, sta alle 3.20, alle 2.25. No, no. Aspettiamo Tiziano. Allora, buon pomeriggio, grazie di essere tornati della vostra puntualità. Allora, il programma che ci aspetta è, chiede doverosamente di aiuto e di, con funzioni di replicabilità nei progetti che vengono, ma anche appunto per come condivisione delle criticità, problematiche, esperienze, eccetera, eccetera. Quindi io lascerei serenamente la parola. Grazie. E come dire, magari intervengo, ma in realtà sono i vari progetti che parlano tra di loro. Noi come Sea Forest, Marcello è sparito nel frattempo, siamo qui e vi ascoltiamo più che altro. Grazie mille. Faccio questo. Ve l'hanno messo in no, giù. Ma io una volta tanto mi sono fatto giù. Allora io butto qua. Grazie per la presentazione. Alla fine ho deciso di fare la presentazione in italiano, cioè, se non lo faccio bene, perdon, però... Noi facciamo i suggeriti. Sì. Ok, io sono Soledad Vivas e voglio presentare i risultati del progetto Live Blue Natura. Devo ringraziare l'organizzazione per questa invitazione perché la mattina è stata interessantissima per me, per questo che tu hai detto, di che siamo fratelli progetti e tutti i problemi che noi abbiamo, è interessantissimo di parlare con un altro progetto simile, perché Live Blue Natura è un progetto quasi identico a Live Sea Forest, però in Andalusia. Andalusia è una regione nel sud della Spagna. I nostri obiettivi era precisamente la quantificazione del stock di carbono, del carbono azzurro, del blue carbon, e la tassa di sequestro di questo carbono agli ecosistemi marini di Seagrasses Meadow, però il nostro progetto anche lavora con gli ecosistemi di stagni, no? Che sono salt marshes, no? Okay. Così, il nostro primo obiettivo era questa quantificazione per realizzare un'evaluazione dei servizi medioambientali, quelli relazionati con il cambio climatico, il cambiamento climatico del sequestro di carbono. E lo che è anche simile a Sea Forest è che noi lo che vogliamo è trovare la maniera di finanziamento, no? Finanziare la restaurazione e la conservazione di questi ecosistemi e tra le politiche di cambiamento climatico, concretamente il mercato di carbono. Il nostro progetto è un po' difficile perché non abbiamo un marco legale e noi dobbiamo sviluppare tantissime strumenti per fare questo mercato di carbono legale per la società. Così uno dei nostri prodotti che è completamente fondamentale è la preparazione di una metodologia standardizzata per il monitoraggio del blue carbon. Questa è la nostra studiaria, noi lavoriamo con Posidonia Oceanica, però è troppo importante per noi anche dettagli di salt marshes. Noi lavoriamo in due salt marshes, uno in Baia de Cádiz e un'altra in Marismas de Lodiel. In questa presentazione io presenterò i risultati legati a Posidonia Oceanica, però noi abbiamo esattamente lo stesso per gli stagni. Okay.
Noi, perché noi abbiamo iniziato il progetto nel 2016, questa fase di quantificazione è finita, abbiamo finito in questo anno, e possiamo dire che noi abbiamo adesso tutta la quantificazione del carbono, lo stock e il sequestration rates a Posidonia Oceanica e anche a Istagni per Andalusia. Vado a presentare un po' questa prima fase del progetto. Ups, sorry. Io voglio parlare di tutto quello che avete detto questa mattina, che sono i problemi, key factors per avere questa quantificazione, avere date che sono interessanti. Come avete detto questa mattina, la variabilità ambientale di questo ecosistema marino è molto alta. Così, perché noi la metodologia abbiamo fatto una campionatura sotto l'acqua, non abbiamo usato questi satelliti meravigliosi, no, abbiamo perso due anni del progetto per fare questa campionatura, che non penso che sono persi, perché io penso che noi abbiamo tantissimi dati che per sicuro sono troppo importanti per l'IC Forest. Però come un partner del progetto noi stiamo lavorando con un istituto di ricerca in Gerona, il CSIC, dove è un scientifico che è un referente in Blue Carbon. Lui ha disegnato tutti questi campionatura sotto il mare, che è stato incredibile. Prima di questa campionatura noi abbiamo fatto quello che avete fatto voi con il satellite, che è queste thematic maps. Diciamo che qui noi sappiamo per Andalusia e per Posidonia Oceanica e gli altri Seagrasses dove ci sono, ma anche sappiamo dove ci sono in relazione con la batimetria, con il substrato e anche, lo che è troppo importante, dove ci sono le aree degradate e la mata muerta. Perché queste aree sono la nostra area di opportunità per sviluppare questo progetto di Blue Carbon. Dopo fare questa cartografia tematica, CSIC ha fatto la campionatura, ha iniziato the first field mission in 2016 con la Posidonia, come si dice, shallow? Somera, superficiale. Abbiamo fatto nel 2017 la profonda, intermedia e profonda, e abbiamo usato manual coring, però anche abbiamo usato questa metodologia con vibro coring, così abbiamo potuto ottenere campioni di 6 metri di profondità. Questo è troppo importante per fare questa calcolazione. Così, tutti questi core sono portati al laboratorio a Girona, hanno fatto il core subsampling. Tutta questa informazione non voglio spiegare in dettaglio, però è alla pagina web del Libro Natura, tutti i report dei risultati sono di là per chi è interessato nei risultati. Però lo che devo dire è che è stato incredibile, un casino di campioni. io penso che questi due progetti, Life Blue Natura e anche Life Sea Forest, hanno questa particolarità di essere progetti troppo scientifici. Hanno questa parte che non è così abbondante nel programma Life, che è più chiuso, però
qui noi abbiamo due progetti che sono completamente aperti. Hanno questa parte di research che tu non sai che vai a ottenere in queste research, perché è un research. All these campioni sono analizzati e di report. Il report sta nella pagina web e abbiamo tantissimi dati, ok? Come aspettavamo e come si è detto questa mattina tante volte, noi abbiamo la variabilità intraspecifica, perché noi abbiamo lavorato non solo con Posidonia, sino anche con Cimodoceano Dosa e De Due Zostere, e in stock e in flux e in sequestration rates, this color is Posidonia oceanica. Here is Zostera Nolti e Cimodoceano Dosa. Così, come aspettavamo, Posidonia oceanica è la pianta che è più importante per Blue Carbon. In stock, però anche in fluxos. Abbiamo parlato anche questa mattina della batimetria, della variabilità di Posidonia batimetrica. Questa variabilità esiste anche nella capacità di sequestro e nel sink di Blue Carbon, che dipende dalla profondità. Il stock è più alto in profondità e il flusso è più alto in superficiale. Però abbiamo anche tantissimi dati in relazione alla degradazione, che questo è troppo importante se noi vogliamo sviluppare il mercato e sapere quanto conserviamo, quanto carbono entra al ecosistema con la restaurazione. E noi abbiamo tantissimi dati che tu puoi sapere il carbono che si evita, si conserva, e il carbono che si perde, che è perso con la degradazione. Perché abbiamo data per mata morta, living and degraded nidos. Questo è un core, solo per fare un esempio, Interreros è una località in Almeria a 12 metri di profondità, e lo che voglio dire è che noi abbiamo tantissimi dati che hanno anche informazione che non è direttamente relazionata con il Blue Carbon, sino che possiamo ricostruire la storia di tantissime località relazionate con lo sviluppo della città, con la contaminazione, con tantissime cose, che è molto interessante perché il registro è qui, nel core. Ad esempio, questo è un esempio di che, per esempio, in questa che è datata di 4.000 anni, tutto questo è arena, è sabbia, però sotto la sabbia è la mata. È la mata di 100 anni fa. E tu puoi studiare questo e ottenere tantissima informazione che è relazionata con la storia di ogni località. Ok. Lo che noi abbiamo, che io penso che può essere interessante per Life Sea Forest, è che noi abbiamo queste data di flux e di stock che sono attuali per tutte queste tipologie, per tutte le quattro specie, degradata, mata, così puoi utilizzare questa informazione per sviluppare i vostri modelli con informazione che è di molto alta qualità. Noi abbiamo fatto queste
ma Thematic Macra adesso di Stock e Fluxus, e lo che abbiamo ottenuto in relazione con il stock, la variabilità è incredibile e tu puoi avere da 50 tonnellate di CO2 per ettaro fino a 4.000, solo Posidonia. E anche il flusso può andare da 0 fino a 3 tonnellate per ettaro e per anno. Esta es, di questo abbiamo anche parlato alla fine della mattina. Questo sono stock in roca, così il stock, il massimo è 1.000 tonnellate per ettaro, non 4.000, che è per Posidonia in sabbia, no in roca. E il valore di questi stock per il mercato è sempre evitare la emissione di carbonio, conservare per evitare la emissione. Il flusso, lo flusso, che sono qui per la misma area, sì che sono un obiettivo per la addizionalità, per la ristorazione. Però, se tu fai un'analisi obiettivo dei dati, l'input annuale di CO2 a Posidonia non è rilevante per un progetto di blue carbon. Tu devi focus il tuo lavoro sempre in la conservazione del stock, perché hai solo per tutta l'Andalusia, perché noi abbiamo dopo moltiplicato per il numero di aree in funzione della tipologia, per tutta l'Andalusia l'input di CO2 è 14.000 tonnellate per tutta Andalusia, così è quasi niente se tu vuoi sviluppare Blue Carbon Project. Deve centrare focus nel stock. È anche difficile, però questa è la parte che noi dobbiamo sviluppare nel progetto del Blue Carbon. E la tipologia di restaurazione o di conservazione che noi, con la che noi lavoriamo, non è così centrata nel anchoring. Noi siamo aperti a differenti tipologie di restaurazione. Of course, por supuesto, anchoring, però anche la degradazione che è relazionata con la contaminazione, con un'altra. Ma così noi sappiamo adesso che è lo che abbiamo, sappiamo che i data, lo che le dicono è che dobbiamo centrare il nostro lavoro nella conservazione di Posidonia. Per esempio, se noi parliamo di stagni, è completamente diverso, perché in stagni sì che abbiamo abbastanza flux di carbono per lavorare in ristorazione, però con Posidonia è quasi impossibile. Non è che è impossibile, però difficile. Noi adesso siamo in questa fase. Come ho detto, il nostro progetto è un po' più difficile perché noi vogliamo sviluppare regolazione legale del mercato di carbono. Noi vogliamo sviluppare un schema volontario domestico di Andalusia, però che è dentro di un schema legale. Questo è per gli stagni, perché abbiamo iniziato questo lavoro con gli stagni perché sono più facili. abbiamo questa azione nel Live Blue Natura di un advisory group per definire la tipologia di progetti che tu puoi usare per fare un progetto di blue carbon.
che tipo di restaurazione, che tipo di conservazione. Abbiamo anche lavorato in 2018 con Posidonia Oceanica e abbiamo parlato, iniziato questa conversazione verso che tipologia di progetti noi vogliamo valorare, perché adesso c'è il secondo passo, che è quando tu già sai che progetto vuoi fare, devi fare un studio di valorizzazione economica che ti può dire se esso entra o è valido nel mercato di carbono. Noi abbiamo due località che stiamo studiando adesso: Agua Amarga, che è un problema con el anchoring, e Roquetas, che è anche, ho pensato questa mattina, perché è un reef, è anche un arrecife di Posidonia. E noi siamo qui, non può compartire risultati perché non sappiamo adesso quali saranno i risultati di questa valorizzazione. Lo che sappiamo è che è troppo difficile per Posidonia, questo è così, perché dobbiamo parlare di addizionalità, di volume di accreditazione, fattori di rischio, risk factors, a lot of problems che dobbiamo risolvere. I nostri problemi sono più grandi, come ho detto, perché noi abbiamo la lei di cambiamento climatico d'Andalusia, che ha questo marco legale, che è l'Andalusian Offset Emission System. Il marco non è obbligatorio, è un regime volontario. Offset emission is not mandatory. E lo che il governo vuoi è avere informazione sopra emissione, lo che hai detto la compagnia questa mattina, alla fine della mattina, conoscere la huella del footprint, la huella di carbono della impresa, mitigar, però also increase Andalusian's incapacity in public in public properties lands by offset project. Okay? In questa lei, per la prima volta, è possibile, dentro della tipologia di progetto per la compensazione, di introdurre restaurazione e conservazione in wetlands, in meadows, in seagrasses e in similar environments. Così abbiamo questo marco legale e la lei dice che possiamo fare questo. Noi abbiamo un standard per l'accreditazione del carbono che è terrestre, però in Life Blue Natura voglio sviluppare uno per la Posidonia, vale? Specifica per la Posidonia. E lo che è più importante è che Life Blue Natura deve, è obbligato, di sviluppare, non sviluppare, di disegnare, disegnare o design, no? Pianificare o sì, tre progetti di blue carbon che devono essere offertati in questo catalogo ufficiale del governo. Alla fine del progetto dobbiamo avere tre progetti di blue carbon disponibili per il mondo per fare la compensazione in Posidonia e anche in due stagni, in Bahia de Cádiz e Odiel. Il Blue Carbon Standard
Come ha detto questa mattina la compagnera, non c'è nessuno specifico per Posidonia. Noi dobbiamo fare questo standard e, come ho detto, si hanno di risolvere problemi associati all'addizionalità, alla verificazione, alla certificazione, al procedimento di certificazione. E con Posidonia Oceanica noi abbiamo il problema che ho stato parlando con Marcello di perché in questa tipologia di progetti tu hai bisogno di, alla fine, 30 anni, 40 anni di sviluppo del progetto per avere i crediti. Per ottenere. Così. Non sappiamo come risolvere, che tipo di agreement deve essere tra il governo e chi compra il credito, perché deve essere un agreement ufficiale per 40 anni. Questo è difficile di pensare, però dobbiamo trovare la forma, perché dobbiamo fare questo. Si può fare, però non è facile di risolvere amministrativamente, nel piano amministrativo. A noi danno le spiagge in concessione, certo, per 90 anni. Esatto, sì. 90 anni. Sì, sì, però per gli ombrelloni. No, la spiaggia è una cosa e il fondo del mare è otra, un'altra. E dobbiamo sviluppare la maniera, perché è la prima volta. Io non so se qui ci sono agreement per il fondo del mare, qualcosa che qualcosa è nel fondo del mare. È successo, sì, è successo. È strano, ma è successo. Questo deve essere sviluppato. Per lo sfruttamento. Anche Per l'acquacoltura, per le sabbie, per i ripascimenti. Anche. E adesso noi abbiamo questo schema che è similare alla Easy Forest, che del settore privato, no? È interessato nella compensazione e utilizza uno di questi progetti di Blue Carbon che sono nel catalogo per compensare le emissioni. Il credito di carboni, i proprietari e il governo. Il governo vende questi crediti. Però, come questo del Blue Carbon è adesso fashion, tutti i company sono troppo interessati in quello e sono parlando con noi, perché loro vogliono un schema un po' più diverso. Non solo il governo ha il credito e il credito lo vende a una compagnia, questa compagnia compensa e compra, sino che loro vogliono un schema più simile al terrestre, dove ci sono intermediati che comprano il crediti e dopo lo vendono a differenti compagnie, perché loro vogliono sviluppare un commercio. Vogliono ampliare il commercio del mercato di carbonio terrestre simile nel mare. Però questo è più difficile, perché sì, è difficile quando il governo è il proprietario del credito. È difficile di pensare che un'impresa privata è possibile essere la proprietà del credito in un suolo pubblico. Non so, noi abbiamo tantissimi problemi che dobbiamo risolvere in 6 mesi. So, così la prossima riunione noi abbiamo tutto fatto, tutto il catalogo, il standard, tutto. Per adesso noi siamo immersi in tutta questa discussione, perché non sappiamo come risolvere. Sì, e questo schema, che è lo schema simple, però dobbiamo sapere come avere questo agreement con il settore privato per tantissimo tempo nel fondo del mare. E anche non sappiamo se
fare un mercato più diverso, o solo queste che è, poco, è meno interessante per l'impresa privata, perché l'impresa privata vuole una cosa più flessibile e dove loro sono proprietarie del crediti per fare lo che vuoi con quello. Così, non so se avete capito qualcosa. dopo c'è questa discussione a un altro livello, perché noi siamo qui perché in verità la Commissione Europea è troppo interessata in questo tema del blue carbon. In realtà noi abbiamo fatto una riunione, non so come dire, con un member of the European Parliament, perché loro sono troppo interessati in questo, però non nel regime volontario, sino per mettere questo del blue carbon in la regolazione della compensazione che è obbligatoria. E solo per comunicare che la settimana scorsa abbiamo fatto questo workshop che è stato molto interessante, però alla fine di ottobre c'è un corso che è organizzato per GAME, che è questo gruppo di ricerca in Girona, che perché questo della quantificazione del carbonio io non ho parlato niente, però è un mondo incredibile. Adesso, come è fashion, adesso ci sono tantissimi gruppi che vogliono fare quantificazione in Australia, in Cina, non ti puoi immaginare. E abbiamo offertato questo corso per la fine di ottobre e in un dia abbiamo ricevuto tantissime offerte di tutto il mondo, perché nel piano della ricerca tantissime cose per discutere nella metodologia. Così, e questo corso è centrato nel disegno della campionatura, nel lavoro nel laboratorio e tutto il calcolo dei dati. Se qualcuno di voi è interessato me lo può dire, perché io penso che è chiuso, però qualcuno può essere puoi andare al corso. Listo. Tutta l'informazione è la pagina web, però se vuoi qui è il mio correo elettronico per qualcosa che bisogni. Listo. Me quedo? Sì. Allora, qui invece parliamo di un altro progetto, sempre un progetto LIFE, se posso. Questo è un progetto capofilato dall'ISPRA, che vede invece nel partenariato diversi partner, tra cui università, ARPA, CNR e comunque anche società private. Non mi dilungo sulla parte introduttiva, ne abbiamo parlato ampiamente stamattina, sull'importanza delle praterie, il problema della regressione, su quali sono appunto le normative in qualche modo che hanno a che fare con le praterie a Posidonia, e sul fatto che negli ultimi decenni appunto la vulnerabilità di queste praterie per appunto pressioni antropiche, insieme alla lentezza naturale appunto di crescita della pianta, ha favorito l'idea che in qualche modo
un metodo di gestione potesse essere appunto il trapianto di posidonia, proprio per favorire la ricolonizzazione, un'accelerazione appunto nella crescita, che naturalmente ovviamente avverrebbe molto più lentamente. Attenzione però, questo lo ripetiamo un po' tutte le salse, insomma, da 2 anni a questa parte, il trapianto ovviamente da considerarsi un ultimo intervento estremo, ovviamente, di recupero di un ecosistema degradato. Perché appunto la distruzione della prateria sappiamo bene che è un danno irreversibile, almeno insomma su una scala temporale che è quella poi che ci interessa a noi. Per quanto riguarda appunto la via, la valutazione di impatto ambientale, che cosa dire? Il trapianto è stato utilizzato nel passato e viene utilizzato tuttora in alcuni casi come misura di compensazione, cioè laddove c'è un danno, in alcuni casi appunto il Ministero autorizza come forma di compensazione un trapianto di posidonia, sia ovviamente nazionale nell'ambito della via nazionale, sia in ambito appunto locale nell'ambito della valutazione di impatto ambientale regionali. Laddove abbiamo una prateria, spesso siamo appunto all'interno della rete Natura 2000 e ovviamente entra in gioco la vinca, la valutazione di incidenza. In questo caso quindi entra in gioco direttamente l'articolo 6 della direttiva Habitat, che impone proprio appunto che laddove c'è un danno su un habitat protetto, come appunto in questo caso posidonia, ci sia una compensazione. Brevemente, questi sono i 4 livelli appunto della valutazione di incidenza. Voglio soffermare, perché in realtà per capire effettivamente un po' il senso del progetto, se posso. Nel primo livello c'è uno screening in cui il committente fondamentalmente valuta l'incidenza della propria azione sull'ambiente. Nella seconda deve valutare tutte le possibili forme di mitigazione. Laddove la mitigazione non è sufficiente, nel terzo livello il committente dovrebbe cercare di capire se ci sono delle alternative progettuali per non creare danno. Solamente nel quarto livello, nell'ultima fase, se tutte le azioni di mitigazione sono messe in campo e se non c'è possibilità appunto di avere un'alternativa progettuale, allora in alcuni casi particolari dove ne va diciamo della salute pubblica o comunque della sicurezza, il Ministero può dare l'autorizzazione a un danno su posidonia appunto previa compensazione. Quindi come vedete, anche dal punto di vista normativo, la norma permette appunto la compensazione, ma la permette nell'ultimissima fase di un processo molto complesso e articolato. E il se posso appunto, pur avendo il focus principale che è appunto i trapianti di posidonia nell'ambito della valutazione di impatto ambientale come forma di compensazione, è ovviamente interessata a tutto il processo, perché ovviamente le prime parti sono forse anche più importanti dell'ultima parte, in quanto nella prima parte si può effettivamente valutare e evitare il danno, no? Attraverso un'alternativa progettuale, ad esempio, e a volte succede, fortunatamente. Questo è un diagramma complicato, ovviamente non è l'obiettivo leggere cosa c'è scritto, ma vedete, insomma, sono tutti gli attori che entrano in gioco nel processo, dalla proposta del committente del SIA, dello studio di impatto ambientale al Ministero, fino all'ultima fase in cui appunto avviene una compensazione, c'è cioè il controllo di questa eventuale compensazione da parte appunto dei controllori. E ogni colore è riferito a uno stakeholder differente, quindi vedete quanti colori, quindi quanti stakeholder entrano in gioco in questo processo. E, considerazioni finali, quali sono per quanto riguarda questa prima parte di presentazione? Sono stati effettuati vari trapianti in Italia, nell'ambito soprattutto della via. Una domanda che tanti si fanno ad oggi: è stato un investimento risarcitorio? Quale esito ha avuto? Ci sono ad oggi strumenti univici per, come dire, standardizzati per meglio indagare e controllare queste attività dall'inizio, appunto dalla fase del SIA e quindi dalla fase di autonomissione del proponente della propria opera fino al controllo eventuale di una propria compensazione? Poco si è fatto, diciamo, nel tempo, e da qui effettivamente nasce il progetto che ha una vita di 3 anni e ad oggi stiamo finendo il secondo anno, un life questo è di governance e informazione, che appunto l'obiettivo principale è proprio quello di migliorare la governance italiana sui trapianti a posidonia nell'ambito della valutazione di impatto ambientale. Il progetto ovviamente si avvale di numerosi stakeholder e vuole proprio ideare buone pratiche e strumenti gestionali proprio per favorire per aumentare l'efficacia della pianificazione, sia in termini di appunto fattibilità di eventuale trapianto, sia proprio invece per quanto riguarda il suo controllo.
Ovviamente questo è volto all'implementazione di alcune direttive, ce ne abbiamo viste prima, insomma, un po' tutte. Sicuramente noi agiamo soprattutto su quelle che sono la direttiva sulla valutazione di impatto ambientale, la direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo, non, ovviamente alla direttiva Habitat. E ovviamente, come ogni buon life, vuole, come dire, come riportare informazioni quanto più possibile a un pubblico più generico, e quindi far capire proprio quanto siano importanti queste praterie, e quindi far diffondere la conoscenza dei siti marini, appunto, della Rete Natura 2000. E per quanto riguarda, appunto, la prima azione del progetto, questa è volta proprio a analizzare il processo di governance. E soprattutto, quindi, vuole chiarire la governance nell'ambito del trapianto di posidonia oceanica, e per capire proprio quali sono gli attori coinvolti e dove ci sono i gap. In particolare, l'azione ha avuto lo scopo innanzitutto di valutare l'efficienza di questa governance. Una cosa importante ha definito e sta definendo le principali visioni che alimentano il dibattito, appunto, a livello nazionale, identificare, appunto, a questo punto quali sono i conflitti, no? Relativamente agli stakeholders, e poi valutare anche la trasparenza di questi processi e la partecipazione dei cittadini, ovviamente, al processo. E, per quanto riguarda, appunto, questa azione, abbiamo prima di tutto sintetizzato e raggruppato diversi soggetti in 5 gruppi. Abbiamo i policy, cioè fondamentalmente chi autorizza, pensiamo al ministero, pensiamo alle regioni, chi controlla, pensiamo all'ISPRA, pensiamo alle ARPA, non solo, alla capitaneria di porto e così via. Gli operational, fondamentalmente soprattutto i committenti in questo caso, tutto il mondo della scienza, quindi centri di ricerca, università e così via, e poi quelli che sono i target audience, cioè quei soggetti che sono coinvolti nel processo indirettamente, associazioni ambientali, associazioni di pescatori e così via, che non intervengono attivamente nel processo, ma comunque influenzano il processo anche se indirettamente. Sono state fatte una serie di interviste semistrutturate nei 4 sedi principali di indagine, che sono state Santa Marinella, Ischia, Piombino e Priolo. Sulla base di queste interviste si è poi proceduto, dal punto di vista metodologico, all'utilizzo del Q Methodology, che è una tecnica che abbiamo preso in prestito dalle scienze sociali, che effettivamente dà la possibilità di quantificare e di analizzare con metodo scientifico quella che è la percezione, appunto, degli stakeholders, e per, appunto, avere delle informazioni sui, appunto, possibili gap importanti per noi nel progetto, proprio per, come dire, poi eventualmente operare al fine di colmare questi gap con, appunto, metodi che possono essere manuali, che possono essere strumenti innovativi, proprio per facilitare, appunto, gli stakeholder nel processo. Sono state fatte, dicevo, 124 interviste ripartite in questa maniera nei 4 sedi di lavoro. E questi sono, diciamo, i primi risultati relativamente a quello che è la percezione degli stakeholder. Qui in questo caso stiamo parlando dei policy stakeholder, e vedete, insomma, come leggendo qua, insomma, sicuramente questi soggetti intervistati conoscevano Posidonia, che cos'era, conoscevano il progetto preposto, quindi vediamo come la divulgazione è fondamentale in questi casi, no? Cioè erano favorevoli al trapianto, però dopo una valutazione dei costi e benefici, mentre avevano una bassa percezione di tutto quello che era, diciamo, il tema relativamente ai conflitti istituzionali. Questi sono gli operational, e quindi abbiamo detto committenti. Vediamo come i valori più elevati erano legati a una buona conoscenza delle tecniche di trapianto, ovviamente. Informati sui monitoraggi, discreta conoscenza dei risultati, e anche qui i conflitti istituzionali erano un po' quelle voci, in qualche modo erano meno e peggio percepite, appunto, dal soggetto. Chi controlla? Il regolatore dello stakeholder. In questo caso anche qui conoscevano, ovviamente, Posidonia, conoscevano il progetto Se Posso, erano favorevoli ai trapianti dopo una valutazione dei costi e benefici anche in questo caso, e appunto si lamentavano di un'assenza di coordinamento e di conflitti, appunto, di tipo procedurale. E questo è il mondo della scienza, ovviamente conoscevano bene Posidonia,
erano favorevoli ai trapianti ma con tecniche sperimentate e con il monitoraggio post trapianto, e in questo caso c'erano molti, diciamo, evidenziavano appunto la conflittualità nelle procedure, nella scelta delle tecniche da adottare. Quindi vediamo in questo caso, ovviamente parlando di tecnici, erano più attenti, diciamo, a questo tipo di problematiche, tipo più tecnico-scientifica. Questo è il diagramma che in qualche modo evidenzia a grandi linee quello che è stato il processo nell'adozione di questa Q methodology, questa metodologia di cui vi parlavo prima. Non entro nel dettaglio, però volevo soffermarmi sul fatto che appunto una volta intervistate appunto questi soggetti, una volta acquisite una serie di informazioni anche attraverso la letteratura, attraverso la documentazione tecnico-scientifica, ma anche documenti di tipo procedurale, si sono state formulate cosiddetti statements, cioè affermazioni. In questo caso sono 37 affermazioni, qui non le sto leggendo, ma rappresentano il Q7, e cioè queste affermazioni sono state utilizzate in questa seconda parte dello studio. E a un numero di soggetti, diciamo 22 stakeholder, che rappresentano un po' tutta la compagine appunto degli stakeholder che ruotano appunto attorno al problema Posidonia, in particolare ai trapianti, gli veniva fatto assegnare un punteggio ad ogni affermazione da un massimo di 4 come affermazione positiva a un minimo di 4 affermazione negativa, in maniera forzata attraverso questa griglia, e in questa maniera appunto la metodologia permette di quantificare e identificare una serie di informazioni. Queste ad esempio sono le 4 visioni che sono uscite fuori appunto da questo metodo, e appunto quindi appunto con questa metodologia, e cioè abbiamo una prima visione scientifico-conservazionista, una visione ingegneristico-industriale, poi abbiamo una visione ambientalistico-partecipativa e una visione invece imprenditoriale orientata al ripristino. E sulla base appunto della, come dire, analisi dettagliata di queste 4 visioni, in base appunto alle risposte di ogni di partecipanti, appunto si sta andando avanti in questa analisi che sta più o meno in via di definizione. In particolare, ok, vedi dopo, scusate. Sì. Per quanto riguarda invece la parte relativa all'azione B1-2, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato e analizzato tutta una serie invece di casi di studio di trapianti, appunto dal punto di vista procedurale, nell'ambito appunto di quello che è la valutazione di impatto ambientale. E sono stati analizzati tutti i decreti dal 2000 ad oggi, in particolare 32 decreti, che avessero in qualche modo parole chiave e Posidonia al loro interno, e nello specifico sono state estratte 84 prescrizioni appunto per Posidonia, dove appunto in alcuni casi, in molti casi di questi appunto, è stato effettuato un trapianto di Posidonia. E questo è estremamente importante perché attraverso questo lavoro ci siamo resi conto che c'è una elevata eterogeneità nella formulazione delle prescrizioni, e quello che il SEPOS vuole fare, quello che proporrà appunto il SEPOS, è quello di rendere più granulare l'informazione a livello di prescrizione, cioè di scrivere la prescrizione in maniera più granulare, più semplice, splittando, diciamo, voce per voce. Questo permette, ovviamente, se immaginate bene, anche un maggiore controllo a valle del processo, perché una prescrizione, come dire, poco chiara, ovviamente è una prescrizione che può essere controllata non benissimo. Una prescrizione invece con delle informazioni molto precise e appunto chiare rende un controllo a valle del processo molto più semplice, e questo è fondamentale. E per quanto riguarda invece un altro tipo di lavoro che si sta facendo parallelamente a questo appunto che vi ho descritto, è stato quello dello studio di alcuni casi studio, però in questo caso al di là dello studio e dell'analisi delle prescrizioni,
Si è fatta un'analisi un po' più di dettaglio, cioè si è studiato e analizzato il caso studio partendo appunto da quello che era il SIA, lo studio di impatto ambientale, cioè cosa aveva proposto il committente, fino ad analizzare sì le prescrizioni, ma anche analizzare tutte quelle che sono state le ottemperanze appunto delle prescrizioni. Quindi è stato fatto un lavoro molto più approfondito e appunto si è cominciati con questi primi quattro casi di studio che vi dicevo prima. E poi nell'ambito del progetto ci si è resi conto ovviamente che dovevamo ampliare la casistica per renderla quanto più esaustiva possibile, almeno a livello nazionale, anche perché appunto i primi quattro casi di studio che sono stati analizzati, dove effettivamente è stato fatto un trapianto, sono casi di studio tutti quanti piuttosto datati. E la scelta di selezionare proprio quelli era perché ovviamente in fase di sottomissione del progetto erano quei casi che avevano un trapianto a più grande scala spaziale e più rappresentativi, ovviamente dando priorità a quei trapianti nell'ambito delle valutazioni di impatto ambientale che avevano un dato pregresso di monitoraggio ovviamente consistente. Ovviamente in questa analisi invece sono dentro altri casi di studio, qui vedete ad esempio possiamo citare la TAP, piuttosto che casi di studio relativi all'ampliamento del porto regolatore, del piano regolatore portuale di Porto Torres, che sono tutte casi di studio ovviamente ancora in itinere, dove ovviamente il trapianto ancora non c'è, però dal punto di vista procedurale già è stato prescritto un qualcosa e quindi da questa analisi di studio noi possiamo comunque ricavare informazioni importanti. E ovviamente è stato visto che nel tempo ovviamente c'è stata un'evoluzione naturale, anche perché c'è stata la nuova direttiva sulla via che ovviamente ha portato tutta una serie di miglioramenti, però ancora c'è molto da fare, appunto il SEPOS dovrebbe proprio incidere in questo senso. E, i prodotti, gli output di progetto sulla base di queste appunto analisi nelle case di studio saranno sicuramente un aggiornamento delle linee guida via, sia per quanto riguarda i piani di monitoraggio che per quanto riguarda le prescrizioni, questo appunto nell'ambito delle valutazioni di impatto ambientali. Per passare invece all'azione sui monitoraggi, i quattro casi di studio sono sempre gli stessi ovviamente, almeno quelli iniziali. E questa azione a che cosa serve e cosa servirà? Allora, abbiamo in qualche modo identificato questi quattro casi di studio per le ragioni che vi dicevo prima. E le attività sono state fatte nell'estate 2018, sono state fatte oggi, cioè pochi mesi fa, nell'estate del 2019. E da una parte sicuramente aggiorneranno i dati relativamente trapianti rispetto ovviamente al dato pregresso esistente e con fine proprio anche di definire dei protocolli di monitoraggio. Qua voglio evidenziare un aspetto. Allora, per quanto riguarda le attività messe in campo, cosa abbiamo fatto? Per quei casi di studio dove c'era un monitoraggio pregresso, che abbiamo accettato a livello di partenariato, a quel punto nell'estate 2018 si è posto, ha replicato appunto il protocollo pregresso, e questo è stato a Ischia, a Priolo e a Santa Marinella, mentre a Piombino non c'era di fatto un monitoraggio, perché il monitoraggio è stato fatto su base descrittiva attraverso foto, e quindi in qualche modo abbiamo messo su un protocollo ad hoc nell'ambito del SEPOS. Nel secondo anno però che cosa è successo? Che ovviamente abbiamo aggiustato il tiro e ad esempio a Ischia e Santa Marinella, dove appunto i trapianti erano comunque trapianti di vecchia data, insomma Ischia ad oggi quest'anno ha 10 anni, Santa Marinella quest'anno ha 15 anni, quindi avevamo un dataset pregresso e comunque anche del SEPOS effettuato nel 2018 robusto, abbiamo pensato di integrare l'informazione con altri descrittori complementari, perché abbiamo evidenziato effettivamente che informazioni legate alla crescita della pianta ma su base campionaria non potevano essere adeguate o comunque significativi, quindi abbiamo lavorato in termini di copertura proprio per acquisire ulteriori informazioni e immaginare un protocollo di monitoraggio appunto di un certo tipo. Qui sono, non mi dilungo insomma sulle caratteristiche dei siti, però questa è Santa Marinella, quindi è un fondo sabbioso, l'utilizzo della tecnica è la mattonella in cemento, 10.000 metri quadri diciamo di trapianto iniziale. Qui è Ischia, dove abbiamo invece un trapianto molto più piccolo di 1.600 metri quadri, stessa tecnica, stesso substrato. E, Piombino invece,
Augusta Priolo, in realtà, diciamo, Augusta è stato il sito di espianto, Priolo l'effettivo sito di trapianto, 2500 metri quadri, in questo caso il substrato cambia, stiamo parlando di matte morta, e la tecnica anche cambia, in questo caso si sono utilizzati dei supporti modulari biodegradabili che vedete in foto. Appunto Piombino, la lascio per ultima, perché Piombino è una situazione un po' particolare in cui è stato effettuato un trapianto nel 2014 attraverso il trasferimento di zolle. Quindi possiamo parlare di trapianto fino a un certo punto, cambia proprio la tecnica, non si trasferisce diciamo, la pianta, ma in questo caso mi ha trasferito proprio una zolla, è una zolla anche molto grande, di circa 4 metri quadri, quindi con una tecnica completamente innovativa, e quindi in questo caso l'abbiamo affrontata ovviamente in maniera completamente differente. Questi sono alcuni risultati preliminari relativi all'anno 2018, appunto relativamente ai tre casi iniziali che vi dicevo, quindi Santa Marinella, Ischia e Priolo. E noi non abbiamo monitorato le aree che sono state nel tempo completamente distrutte, e in entrambi i casi circa il 20% delle aree, diciamo, totale è stata completamente distrutta nel tempo, quindi diciamo nel sepposto non siamo ritornati su quelle aree ovviamente dove oggi non c'è più niente, ci siamo soffermati ovviamente su quello dove adesso c'è qualcosa. In questo caso questo è un box plot che raffigura un po' i dati di sintesi di quelle che sono le performance dei trapianti, Santa Marinella, Ischia e Priolo Gargallo. In questo caso che cosa succede? È un percentuale, cioè il numero di fasce osservati nei plot ovviamente indagati, che sono quelli ovviamente che abbiamo utilizzato e ovviamente utilizzati nei monitoraggi pregressi, sono rimasti ovviamente quelli, rispetto al numero di fasce trapiantati originariamente. E vedete ovviamente che i valori sono completamente diversi, diciamo valori molto più alti a Santa Marinella dopo 13 anni, a Ischia più bassi dopo 9 anni, e Priolo Gargallo ancora più bassi dopo 4 anni. E nel particolare però volevo accennare appunto a quest'altra cosa, nel senso che nei plot indagati alcuni dei quali hanno avuto valore zero, cioè fondamentalmente plot monitorati dove non c'era più alcuna fascia, diciamo, attaccato, perché evidentemente non sopravvissuto. E vedete sia a Santa Marinella che a Priolo Gargallo le percentuali si attestano intorno al 22-23%, una percentuale minore è a Sidis che è intorno al 10%. E come vi accennavo prima, però, questo sono state appunto insomma, alcuni dati, insomma non tutti, qualcosa insomma vi ho mostrato relativamente all'anno 2018. Quest'anno abbiamo integrato il monitoraggio soprattutto per quanto riguarda Santa Marinella ed Ischia, proprio per come dire, integrare il monitoraggio con dati di copertura, perché effettivamente si è reso conto che il monitoraggio effettuato su solo dei moduli, no? Su base campionaria, non sono poi significativi su effettivamente sulla performance totale del trapianto. Immaginate che sia Ischia, Santa Marinella, Priolo, si è stato monitorato un numero di plot che rappresentano l'1, 2, il 4% ovviamente del numero totale di plot messi in dimora a tempo T0. Questo è avvenuto perché ovviamente dal punto di vista operativo non si può monitorare più supporti, no? Per un discorso ovviamente anche economico, e quindi siamo resi conto che l'aspetto copertura è fondamentale, quindi informazioni di più larga scala attraverso indagini SASCAN, multibeam, a un T0 e poi via via nel tempo rimane ovviamente in questo caso per noi un aspetto fondamentale anche proprio per indagare e per appunto valutare l'esito finale di un trapianto. Come vi dicevo, si è partiti dai 4 casi di studio, quelli che vedete in verde, e poi si è ampliata la casistica e si è ampliata la casistica proprio perché ovviamente, essendo un progetto di governance, è fondamentale avere un quadro quanto più esaustivo, diciamo, almeno a livello nazionale, e quindi sono ampliata la casistica, e oltre appunto a lavorare dal punto di vista dell'analisi procedurale che hanno svolto i colleghi della VIA, sono state fatte delle indagini e dei monitoraggi appunto sul campo anche su altri siti, e in altri, quelli che vedete col pallino, sono
siti dove ancora non si è posto fisicamente, non è andato a fare il sopralluogo, in alcuni casi perché non c'è il trapianto, come dicevo io prima, sono casi di studio molto recenti dove è stato prescritto il trapianto ma ancora non è stato fatto il trapianto, in altri casi andremo appunto nell'arco del 2019. E come vedete abbiamo lavorato su casi di studio, gran parte su come compensazione a livello nazionale, in alcuni casi come via regionale, in alcuni casi sono vere e proprie attività di restoration, e in alcuni casi sono esperimenti. Perché? Perché sono su una scala spaziale molto piccola e quindi non possono essere considerate attività recupero ambientali, ma sono state fatte effettuate soprattutto per sviluppare, diciamo, e sperimentare casomai nuove tecniche. Volevo sottolineare l'importanza nel se posto anche dello studio di quello che sono i casi studio legati invece alla colonizzazione spontanea. Questo è avvenuto ad esempio ad Ischia, cioè dove fondamentalmente l'uomo ha manipolato il substrato in qualche maniera e ha favorito una colonizzazione spontanea di praterie, di posidonia e quindi di talei ovviamente presenti naturalmente nell'area adiacenti. Abbiamo quindi in maniera sintetica indagato diverse tecniche su diversi substrati, sia sabbia, matte che roccia, le tecniche di trapianto, un po' tutte quelle fondamentalmente che ci sono ad oggi, in alcuni casi dobbiamo un po' ancora approfondire, soprattutto per quanto riguarda quelle piccole sperimentazioni, perché pur essendo di piccola scala però possono fornire informazioni importanti a livello di progetto. Per quanto riguarda l'azione legata allo sviluppo della piattaforma web, questa è un'azione importante, molto importante, perché effettivamente che cosa vuole? Il progetto, dicevo, vuole restituire appunto degli strumenti operativi, no, gestionali, e al di là di manuali e aggiornamenti di linee guida e così via, molto molto importanti, alla base c'è la proposta di una piattaforma web che dovrebbe in qualche modo gestire e regolare i processi meglio di come fondamentalmente fa adesso, e piattaforma che in qualche modo coinvolge tutti quanti gli stakeholders presenti, diciamo, che operano appunto nel processo. E dovrebbe archiviare, correlare, richiamare documenti tipo sia amministrativo ma anche tecnico, e quindi ovviamente di grande importanza anche per quel mondo, no, della scienza, come diciamo prima. E, per quanto riguarda appunto, qui è un semplice diagramma di flusso, un po' complicato, però fa vedere in qualche modo come la piattaforma dovrebbe, come dire, andare a intercettare il committente che in qualche modo, vedete, propone un SIAP, quindi propone al Ministero un eventuale danno e eventualmente anche un'opera di compensazione, perché è stesso il committente in alcuni casi appunto propone l'opera di compensazione, il Ministero che dovrebbe valutare la proposta, e dopo aver valutato la proposta, se eventualmente viene accettata questi dati, diciamo, che derivano appunto dall'azione di trapianto e eventuale monitoraggio, ritornano dal committente che direttamente inserisce il dato nel portale, il quale dato poi verrà ovviamente valutato e controllato dagli organi competenti, no? I cosiddetti controllori. Quindi vedete come un piattaforma in qualche modo dovrebbe gestire un processo molto complesso, aumentando l'efficacia e l'efficienza proprio di tutti quei processi, aumentando quindi anche la trasparenza e la fruibilità del dato, che ad oggi effettivamente manca, e l'abbiamo visto dalla governance, con l'analisi di governance, come fondamentalmente una delle criticità era proprio la mancanza di informazione, di trasparenza dei dati appunto ad oggi su Posidonia e sui trapanti di Posidonia. Qui, vabbè, una semplice carrellata valutando quello che è in qualche modo tutto il lavoro fatto di screening delle fonti dati, quindi sono un po' visionate tutto quello che è il dato a livello europeo nei portali, quindi qua vediamo Emotnet, qui vediamo Eionet, vediamo portale Copernicus, a livello nazionale ovviamente il portale nazionale per la biodiversità, qua parliamo di Rete Natura 2000, Geoportale nazionale, progetto CARG, quindi cartografia geologica, SIDIMAR, per poi arrivare fino al SINTAI, e così anche all'Istituto Geografico della Marina Militare per quanto riguarda la batimetria. Questo perché? Perché per quanto riguarda appunto questa azione,
Si è fatto prima di tutto questo screening su quelle che sono le fonti dati, su quali sono appunto le potenzialità e le criticità della fonte, di queste fonti dati, sull'accessibilità, perché ovviamente il portale vuole, come dire, acquisire questo tipo di informazioni, casomai linkando laddove ovviamente l'informazione è presente già da altre parti direttamente il portale, quindi aiutare, come dire, il soggetto, lo stakeholder di turno a acquisire informazioni laddove ovviamente presenti. Ed inoltre ovviamente questa acquisizione dell'informazione è importante nel progetto perché si vuole come dire, implementare un indice che è il PTSI, in realtà diciamo è un modello PTSI e TSI, un indice appunto che ha la finalità principale, quella proprio di pianificare, di preselezionare dei siti eventuali di trapianto. E quindi essendo la pianificazione appunto e la selezione del sito uno dei tasselli importanti in quello che è appunto il trapianto, cioè il suo processo, il progetto prevede una parte proprio sperimentale che vuole attraverso l'acquisizione dei dati appunto del progetto implementare appunto un indice PTSI. È un indice moltiplicativo e come vedete insomma ha tutta una serie di parametri strettamente legati a quello appunto che troviamo sui portali, quindi vediamo distribuzione di praterie, informazioni su dei sedimenti, prossimità appunto di praterie naturali, profondità e così via. Per quanto riguarda l'azione di trasferibilità e replicabilità, il progetto vuole fornire, come dicevo prima, dei manuali tecnico-scientifici e farà anche dei corsi di formazione nella sua ultima parte di progetto, e appunto rivolti a tutti i stakeholder che vi ho accennato prima. I corsi di formazione saranno effettuati appunto nell'ultimo semestre del progetto, quindi proprio perché vogliamo in qualche modo che con il corso di formazione ci sia un contatto diretto con tutti i soggetti interessati, immaginate le regioni, immaginate le ARPA, immaginate i tecnici, no? Che ovviamente saranno più interessati invece alle buone pratiche e alle tecniche diciamo di trapianto, mentre i decisori così come i controllori saranno più interessati invece a tutto quel discorso legato alla fattibilità, alle modalità e al controllo appunto sui trapianti a Positonia. E appunto dicevo lo faremo in questa ultima parte di progetto, ma non troppo tardi, proprio perché vogliamo avere un feedback positivo appunto da questi stakeholder, che ovviamente alcuni sono in stretto contatto con noi nell'ambito del progetto ed altri appunto arriveranno in quest'ultima fase proprio partecipando ai corsi, e sulla base del corso affineremo quanto ancora di più possiamo fare una serie di output appunto di progetto. E c'è la trasferibilità, ovviamente la replicabilità anche fuori dall'Italia attraverso il coinvolgimento in fase progettuale insomma di diversi centri e istituzioni. Ovviamente tutte queste cose sono azioni fondamentalmente che future, perché ovviamente dobbiamo avere ancora l'output di progetti per poter trasferire e replicare. Mentre per quanto riguarda il discorso legato al networking, tutta la parte di divulgazione che appunto nei progetti LIFE è molto molto importante, abbiamo fatto già tanto, insomma qualcuno forse avrà visto già innumerevoli documentari che abbiamo prodotto, insomma varie iniziative, e non mi voglio dilungare su questo perché ovviamente potete trovare tutto quanto sul sito web se siete interessati o ancora non conoscete insomma, i prodotti del progetto. Quanto in realtà, e chiudo con questa slide, volevo accennare diciamo, e mostrarvi che proprio nel mese di ottobre ci sarà il lancio di questo kit didattico. Abbiamo pensato di mettere insieme tutti i prodotti oggi appunto realizzati nell'ambito del progetto e appunto confezionare tutti questi prodotti in un kit didattico, un kit che servirà a essere utilizzato alle scuole, ma soprattutto immaginiamo agli acquari, ai musei. È un kit didattico che rende fondamentalmente autonomo il soggetto nel replicare tutte le nostre iniziative, tutte le nostre attività, soprattutto per quanto riguarda attività fatte con i bambini. Perché? Perché in questo kit didattico noi abbiamo la possibilità, è tutto online, di scaricare tutti quanti i prodotti del progetto, e quindi non so se conoscete i cartonati tipo Asedonia, potranno scaricare in formato originale i cartonati, farseli stampare dalla tipografia e quindi eventualmente impreziosire già un acquario, ad esempio, dell'attività che fa già su Positonia, con una serie di attività che noi proporremo, insomma. E quindi è una buona cosa questa di trasferire e replicare questi prodotti a costo zero per il progetto, perché ovviamente diamo a disposizione tutto pronto, ma poi
di contro noi diciamo non abbiamo, come dire, un carico né di lavoro né ovviamente economico, e questo nei progetti LIFE è ben visto, perché ovviamente, no, l'ottica è proprio di replicare e trasferire quanto più possibile informazioni. Grazie per l'attenzione. Sorgo da qua dietro. Ci sono domande? Per questi due progetti che sono sullo stesso tema, però hanno anche delle differenze. Nessun dubbio? Ok. Io volevo mettere in evidenza una cosa. Infatti anche da parte vostra. Sì, sì. No, diciamo, la parte dell'economia del carbonio è qualcosa che nell'ambito delle valutazioni di impatto ambientale non viene ancora realmente presa in considerazione. E questo, ad esempio, è diciamo, un risvolto molto importante di questa attività di networking, perché anche noi abbiamo iniziato, non tanto per quanto riguarda l'economia del carbonio, ma a far capire, vorremmo provare a introdurre nelle valutazioni di impatto ambientale concetti come capitale naturale, concetti come servizi ecosistemici, che sono attualmente compresi solo come servizi ecosistemici, ma in realtà diciamo quello che si fa in genere è un'analisi molto, passatemi il termine, superficiale. Invece anche il discorso dell'economia del carbonio dovrebbe essere rientrare anche nelle politiche, che comunque sono a volte politiche commerciali. Le valutazioni di impatto ambientale, parliamo di opere che possono essere, sì è vero, grandi opere portuali, ma anche piccoli porticcioli turistici, ad esempio. Quindi ad economie importanti, immaginate anche le pose di cavi, oleodotti o comunque elettrodotti, ci sono delle economie dietro, e dietro a queste economie sarebbe, diciamo, anche un messaggio da mandare al Ministero, trovare lo spazio giusto anche per l'economia appunto del blue carbon, e quindi farlo rientrare, per far chiudere anche un po' un cerchio, diciamo, rispetto a danni e rispetto a risarcimenti. Se il trapianto vuole essere risarcitorio di un danno, allora forse si deve magari si devono trovare anche altri strumenti, quindi non solo quello, no? Quindi l'obiettivo del progetto è quello di far chiarezza se questi trapianti alle diverse scale hanno effettivamente questo ruolo risarcitorio. Ricreare la funzione di un ecosistema è complicato, servono tanti anni, quindi diciamo in un arco temporale molto ridotto, allora magari si potrebbe anche provare a trasferire al Ministero concetti come, diciamo, legati anche nelle valutazioni di impatto ambientale, legati all'economia del carbonio. È un cambio culturale, quindi bisogna, diciamo, arrivarci lentamente, magari tanto viene fatto da un punto di vista scientifico, e bisogna piano piano, e questo, diciamo, l'importanza della giornata di oggi è stato anche un po' capire tante cose e cercare di trovare magari i momenti e gli strumenti piano piano per trasformarli in uno strumento di gestione, che è un po' quello, diciamo, la difficoltà che avete voi, diciamo, di far capire come fare ad avere le concessioni, piuttosto che, non so se sono stata chiara. Sì. Ok, quindi diciamo per noi è stato importante, insomma, conoscere questi aspetti, che invece dovrebbero comunque rientrare in maniera chiaramente proporzionata alla tipologia di progetto, però ci prendiamo l'impegno di farli rientrare e di comunicarli al Ministero nell'ambito di questa filiera, che è molto complessa, delle valutazioni di impatto ambientale, quindi delle opere. Io sono d'accordo con te, perché anche per noi i nostri risultati hanno diversi livelli, e anche noi vogliamo, e adesso lo stiamo facendo, di mettere questa valorazione della cattura del carbono negli strumenti di pianificazione di tutte le aree marine protette di Andalusia. Noi l'abbiamo messo anche nel parco naturale di Stagni, però anche nell'area marina, mettere l'evaluazione ambientale relazionata con il cambiamento climatico e con la cattura di CO2 per questo ecosistema.
nell'ambito del management dell'area marina protetta hai un cammino lungo. Sì, più che altro diciamo, è quel linguaggio dell'economia sì. Che riesce forse ad avere un po' più appeal rispetto a quello della conservazione che purtroppo... Masha, dici? Ciao. Prova. Buongiorno. Buongiorno. E niente, dunque, sono Masha Strobant, sono la technical monitor. Non sento niente. Non sente così? Così sente, sì. Sono la monitor tecnica sia del progetto Life Se Posso che di Sea Forest Life. E la ringrazio per essere qui perché ha dato degli spunti molto interessanti. La cosa che non ho capito è per quanto riguarda proprio la lei andalusa, quella del cambio climatico. Cioè, alla fine viene chiesto di produrre 3 progetti proprio dedicati con un focus sul blue carbon, ho capito bene? Sì, così. Ma di che tipo? Quindi progetti di ricerca e sviluppo, di protezione ambientale? Di ristorazione, di restauro del blue carbon. Ho capito. Per improve, per migliorare la capacità di sumidero, di cattura di questi ecosistemi. E quindi tra la ristorazione o tra la conservazione di stock. Okay. Noi abbiamo di questa differenza. Quindi Andalusia è una comunità autonoma sì. Che produce diciamo, questa legislazione dedicata sì. E quindi alloca un budget per chi? Quindi per piccole e medie imprese, per che tipi di attori per fare questi progetti? Quello che vuoi è un regime volontario. Okay, così lo che c'è un marco legale, sì. Noi abbiamo il catalogo. Che è ha un sviluppo legale, tu devi fare un decreto con il catalogo e tutto deve essere non so come dire, devi sviluppare le standard, il catalogo, tutto formale, com'è? Un regime non volontario, però volontario, come VCS, così. Okay. Alla fine l'offerta nel catalogo sarà di 3 Blue Carbon Project per la restaurazione e la miglioramento della capacità di cattura di CO2 dell'ecosistema marino. Ok. E questo ha intenzione di essere ripetuto poi negli anni o cioè questi 3 progetti per questo periodo o continuerà? E questa è una piattaforma del governo. Che noi vogliamo offertare questi 3 progetti e sì, questo è, sì, è trionfante e ci sono le imprese che vogliono fare queste o comprare questi crediti, noi penseremo di fare altri progetti. Okay. Però la prima noi vogliamo, perché ci sono, come ho detto, tantissime questioni che dobbiamo risolvere, così noi pensiamo in progetti non troppo complicati, facile di sviluppare, di essere capire per la impresa privata. Okay. Così sì, questi 3 progetti sono sviluppati per l'impresa, poi possiamo fare un altro. Ok, perfetto. Grazie. O questo è lo che è più complicato, che non so come dire, perché ci sono un altro schema dove ci sono imprese che loro disegnano i loro progetti, i loro Blue Carbon Project. Però nel nostro caso deve essere il governo chi disegna, approva il catalogo, il progetto. Non, per noi adesso non è possibile che una impresa fa il disegno e fa l'offerta all'esterno. No,
Per adesso è il governo chi fa il progetto, chi offre il progetto, però non so se con il tempo questo può diversificare, di essere un po' più diverso. Grazie. Hai capito? Sì, no, è interessante perché... Perché neanche io lo capisco. Come? No! No, sì, scherzando, a questa ora... Grazie a voi. Comunque la prossima tavola rotonda è su un tema, ma è aperta a tutti. Dicevo, la tavola rotonda è aperta un po' a tutti, quindi se volete rimanere, sono comunque temi che riguardano la Posidonia oceanica. Allora, l'ultima parte di questa lunga giornatona, è questa tavola rotonda, le buone pratiche per la corretta gestione dei posidonieti come opportunità per ambiente e collettività. Allora, qui noi abbiamo due aree protette, una è il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano con Francesca Giannini, che saluto, ringrazio di essere qui e prego di venire qui. E poi c'era l'Asinara, di cui il dottor Gazzale, infatti ci ha dovuto abbandonare, però aveva detto che c'era un suo delegato che appunto prego di assolutamente venire. E io volevo un po' organizzare questa tavola rotonda, nel senso che allora, tutti questi progetti, bene o male, sono per la collettività e anche hanno una conclusione che è anche una buona pratica per le altre aree protette. Ma partiamo dalle aree protette, sentiamo le loro criticità, problematicità sui posidonieti, soprattutto sui posidonieti, perché poi intervengono in questa tavola rotonda, se ci volete già, qui fa più fresco di là, quindi ve lo consiglio, assolutamente, non per altro per Roberto Giangreco per il Ministero Ambiente e Leonardo Tunesi come Istra. Io ben volentieri vi riapro questa. Perché credo che sia un approccio corretto il fatto di ascoltare prima le aree protette, poi vedere dal punto di vista tecnico quali possono essere le risposte della scienza e dell'amministrazione. Chi va? Vado io? Arcipelago Toscano, che tra l'altro doveva essere il nostro quarto parco dentro Sea Forest, all'ultimo minuto ce ne siamo pentiti, secondo me, ora vedendo tutto il lavoro che state iniziando a fare, cioè, me ne sono già pentita complessivamente, insomma, direi di sì. Dunque, mi presento un attimo per i signori presenti. Allora, io sono biologa e sono responsabile del settore del Parco Nazionale che si occupa di conservazione genericamente della natura, un parco nazionale che all'interno dell'arcipelago toscano ha territori sia terrestri che marini. Negli ultimi anni abbiamo lavorato prevalentemente sugli ecosistemi terrestri, devo dire la verità, e io da biologa marina, come mi conosceva il professor Cinelli, perché è stato il mio insegnante, mi sono trasformata purtroppo, insomma, in frequentatrice di boschi, e qui c'è Marcello che ha avuto, insomma, un'involuzione contraria, però sicuramente la tematica è di primo rilievo, anche perché il Parco Nazionale Arcipelago Toscano ha territori protetti sulle sette isole, però la parte terrestre è
in termini di superficie, minoritaria rispetto invece a tutta la superficie a mare. Sono circa 17.000 ettari a terra e sono circa 60.000 ettari a mare. E tra l'altro questi 60.000 ettari a mare rappresentano per l'Italia una delle aree protette più grandi in assoluto. E quindi l'argomento odierno sulle praterie di Posidonia, su questo habitat importantissimo, è a livello anche dell'arcipelago un elemento sostanziale, come lo sono a mio avviso comunque sia anche altri tipi di habitat, soprattutto scogliere, che un po' sono insomma gli habitat tipici del nostro mare, insomma dal coralligio, le praterie di Posidonia sono probabilmente gli habitat caratterizzanti e quelli dei quali ci dobbiamo preoccupare in termini assoluti. E quindi riassumendo un attimo, perché ho detto ce ne siamo pentiti insomma di non far parte di questo progetto? Perché in effetti ho visto dalle presentazioni che ci sono state stamani che insomma il lavoro che state facendo è molto importante e è grandioso, soprattutto per quanto riguarda la cartografia, che come appunto diceva il professor Cinelli, purtroppo in arcipelago abbiamo sempre i lavori fatti, datati e ridatati, e tiriamo fuori sempre quelli in varie occasioni, però è chiaramente necessario fare una revisione complessiva, una revisione che poi può essere fatta, insomma, affrontata anche in vari modi, cioè i metodi che hanno presentato stamani sono dei metodi che da un punto di vista estensivo, perché pensare, insomma, cioè, le praterie di Posidonia nell'arcipelago toscano non è che sono uno o due ettari, ma sono migliaia di ettari. Quindi l'approccio deve essere a livello estensivo. Dopodiché ci si può focalizzare in alcuni punti per avere un quadro più forte, che serve a noi che dobbiamo gestire e regolamentare un po' quella che è la fruizione, per avere un quadro migliore della situazione. In questo ultimo anno un piccolo passettino avanti l'abbiamo fatto, perché stiamo elaborando i piani di gestione dei siti Rete Natura 2000 a mare, che coincidono con il territorio protetto a mare, e quindi sono state fatte delle ricognizioni per verificare un attimo se la condizione iniziale e quella attuale appunto delle praterie di Posidonia all'incirca corrisponde. Chiaramente su siti campione non abbiamo fatto mappatura completa, quindi sulle varie isole sono stati presi dei siti campioni dai 3 ai 4, alle 4 stazioni, e sono stati verificati quei parametri di simile un po' al lavoro che sta facendo ARPAT per la qualità dei corpi idrici per il decreto del 152 del 2006, quindi densità, numero di fasce per metro quadro, percentuale di copertura, indice di superficie fogliare, indice di sostituzione, indice di conservazione, e questo lavoro che è stato fatto su Gorgona, Capraia, Pianosa Giannutri, perché Giglio non ha area protetta a mare, ha confermato sostanzialmente un po' i dati di distribuzione simili a quelli delle vecchie cartografie, e ha confermato un po' quella tendenza, era già stata evidenziata nei vari report di ARPAT, di un elevato stato di conservazione di queste praterie. Noi come Parco Nazionale non abbiamo dati riferiti all'isola d'Elba e all'isola del Giglio, semplicemente perché su queste due isole maggiori, che probabilmente sono le isole dove magari gli impatti di cui si è parlato abbondantemente precedentemente non rientrano all'interno del Parco Nazionale e quindi non rientrano nelle aree monitorate. Qui c'è tantissimo da fare, cioè noi siamo proprio all'inizio, nel senso che abbiamo fatto questi campionamenti a spot, ma c'è tantissimo da fare e da lavorare, e oggi proprio era uno spunto per vedere insomma di come incrementare un po' le conoscenze nel tempo, perché tutto insieme è impossibile da farsi. Per quanto riguarda insomma gli aspetti di mitigazione, di gestione che stiamo un po' cercando di portare avanti,
Allora, un primo punto l'abbiamo cominciato a lavorare prima su Pianosa e poi adesso su Giannutri, dopodiché probabilmente, anzi sicuramente faremo qualcosa su Capraia. Su Pianosa sono state messe posizionate delle boe che vengono utilizzate per l'attività subacquea, ci sono 5 punti boe utilizzati dai sub per fare immersioni. E sono state appunto posizionate delle boe col sistema che abbiamo visto anche una presentazione dei vari metodi di ancoraggio, proprio il sistema col corpo morto, non su Posidonia ma su altri tipi di habitat, con la boa jumper. E per evitare appunto che i diving che vanno a fare immersione utilizzassero sempre le ancore come sistema cioè per sostare una determinata zona. Questo lavoro l'abbiamo iniziato anche su Giannutri, dove sempre per i diving sono state posizionate, al momento ce ne sono 7 di boe. La fruizione, la regolamentazione delle boe, se su Pianosa è molto standardizzata, è partita già dal 2013, su Giannutri invece siamo un po' in stand-by, perché vogliamo completare questo campo boe, sempre per i diving, col posizionamento di ulteriori, saranno altri 7-8 corpi morti. Quindi il primo approccio è sulle imbarcazioni di una certa dimensione, perché comunque sia le barche diving, insomma, da noi, soprattutto perché sono isole lontane, non è che c'è oltre a gommoni ci sono anche imbarcazioni che vanno anche oltre i 15 metri, 15-17 metri, quindi ci siamo concentrati su questa criticità, quindi le ancore di queste imbarcazioni che utilizzano questi punti di immersione praticamente, cioè, non tutto l'anno, però per gran parte della stagione, perché dalla prima primavera fino all'autunno avanzato. Resta il passo molto più difficoltoso, più che altro per la governance, ecco, il passo più difficoltoso per la governance, per la regolamentazione dell'accesso dei diportisti. Attualmente non ci sono limitazioni sull'ancoraggio, non ci sono, né a Giannutri, nelle zone chiaramente dove i diportisti possono entrare con le loro imbarcazioni. Chiaramente in zona A, cioè la zona A è la zona integrale, questo problema non si pone, a Pianosa non si pone, non ce ne sono diportisti, a Monte Cristo non si pone, non ce ne sono, a Gorgona neanche, a Gorgona è chiusa, e quindi perché c'è l'attività carceraria, quindi questi problemi non si pongono. Però nelle altre due isole, dove in effetti la presenza, insomma, di un certo numero di imbarcazioni in determinati periodi dell'anno e in alcuni punti, perché non è che le imbarcazioni si concentrano normalmente nei punti più appetiti per la balneazione o per il paesaggio, in questo caso sia su Pianosa che su Giannutri possono essere delle criticità. E queste criticità sono state evidenziate proprio anche nelle misure dei piani di gestione che poi verranno successivamente approvate e valutate. Che cosa fare ora nell'immediato? Dunque, nell'immediato stiamo cercando di redigere appunto su queste due isole una mappa, tra virgolette, di vulnerabilità, cioè individuare quelle zone di Posidoneto, quindi delle zone quelle più critiche, perché legate alla presenza di più imbarcazioni durante la stagione estiva. Questo è il primo passo. Dopodiché avvieremo, non so quando, perché è importante anche la partecipazione delle persone che vivono sulle isole, perché è chiaro che si va, insomma, un po' a modificare quelle che sono le abitudini magari ormai che hanno già da moltissimo tempo. E dopodiché cominceremo a ragionare sulla possibilità di mettere magari qualche boa sperimentale, vedremo come poterle gestire, e questo credo sarà uno dei prossimi passi. C'è da dire che per la parte delle minacce, appunto, forse questa è la principale criticità, proprio il diportismo nautico, perché poi sul Posidonieto, chiaramente essendo area marina protetta, non c'è pesche, diciamo, invasive, pesche a strascio non ce ne sono, quindi l'altro elemento appunto che interessa questi ecosistemi.
l'aumento di sedimentazione sono processi globali che comunque sia, cioè, localmente sono difficili da dirimere, a meno che non ci sia proprio una fonte all'interno dell'isola che costituisce questo impatto. Su Capraia ci possono essere dei problemi, però li stiamo monitorando e non sussistono, perché su Capraia in zona D, quella ora è diventata, c'è un impianto di acquacoltura, con gabbie offshore, e quello è un punto di criticità, chiaramente per l'area limitrofa, quindi per i sottoposti veneti limitrofi. Al momento non ci sono, insomma, variazioni significative, però, cioè, nel caso in cui, insomma, è sempre comunque sia un punto di criticità che va monitorato nel tempo. Altri tipi di problemi, appunto, si è detto complessivamente del riscaldamento globale, però quello, anche quello a livello locale si gestisce, difficilmente. Quindi direi, appunto, che la nostra principale attività è volta verso la regolamentazione degli ancoraggi, e esperienze di molte altre aree protette che già li hanno messi da tempo, soprattutto per la gestione, sicuramente ci sarebbero utilissimi, perché comunque sia magari qualcuno che c'è già passato conosce già le criticità, cosa è meglio, che cosa non lo è, cosa vale la pena di fare, perché ad esempio per quanto riguarda i diving noi abbiamo un sistema di accreditamento, pagano un abbonamento annuale, dopodiché tutte le volte che vanno sulla boa pagano una certa quota, che fanno una specie di prenotazione online e pagano una certa quota, e il sistema, i ricavi di questi sistemi servono per la gestione delle boe stesse, questo appunto viene, però il diving è comunque sia appunto un'attività che posso dire sono soggetti economici che svolgono un'attività costante sul territorio. Per le altre attività vedremo come regolarci, anche in base appunto a quello che hanno già fatto abbondantemente e che stanno facendo gli altri, ecco, perché non è che siamo, cioè, no, in questo caso non siamo i primi, sicuramente, arriveremo dopo, insomma, che molte delle tecniche sono già state sperimentate, e quindi ben venga la possibilità di collaborare anche con vari progetti, soprattutto, cioè, per cominciare con cose già innovative. Non ha senso, quando uno inizia a lavorare su un argomento, andare a vedere, a sperimentare il vecchio, cioè il bello è sperimentare il nuovo, insomma è questo che io mi auspico comunque sia. Peraltro questa soluzione della boa, della subacquea, in cui ci sono dei diving che si accreditano per, come dire, una serie di tuffi che sono contingentati a seconda della zona. Se non erro, anche all'Asinara viene svolto questo tipo di servizio di approccio. Okay. Allora, si sente? Sì. Okay. Allora, il mio nome è Marco Vannini, io sostituisco Vittorio Gazzari, che è il direttore dell'area marina protetta, che all'ultimo momento ha avuto un impegno, che è sempre qui a Roma peraltro, che gli impedisce di essere presente. L'area marina protetta, devo dire, dopo il discorso della Giannini, ecco, dell'Asinara, ha una peculiarità: non è un'area antropizzata, almeno l'isola Parco non è antropizzata, mentre è fortemente antropizzata nei dintorni, in particolare di rimpetto. Abbiamo Stintino, che nei mesi estivi raggiunge anche le 70.000 presenze, diciamo, e Porto Torres ovviamente, e in generale la Sardegna in estate è un luogo abbastanza sovraffollato, anche se a molti che vengono da fuori non appare così, ma lo è. Le buone pratiche, allora, diciamo che possiamo individuare due cose: quelle sono sostanzialmente la ricerca e l'operatività. Il parco si è dall'inizio distinto per questo: ricerca, nel senso che è sempre stato capofila o comunque partner di tutti i progetti che hanno affrontato questi temi. Ne ricordo altri due, oltre a Sea Forest, uno è Retra Park e l'altro è Girepam.
al di là adesso degli acronimi, la nozione fondamentale di questi progetti, diciamo, da trasferire, che è importante in questo contesto, è quello delle reti ecologiche. E l'idea di poter fare, migliorare la gestione delle aree protette, in particolare dentro una visione appunto ecosistemica che quindi contemplasse anche l'idea di rete ecologica. A questo proposito, proprio l'intervento di oggi mi sembra che dia uno spunto che qui non c'è tempo di riprendere, è molto importante, che è quello della diversità genetica lungo il gradiente spaziale. Ecco, questa è una cosa che secondo me andrebbe raccolta e probabilmente anche dentro C-Forest potrebbe essere ripresa, anche se le nostre aree protette fanno parte tutte forse dell'area, diciamo, medio mediterranea, ecco, quindi sarebbero già parte di un sottoinsieme genetico identificato. L'altra cosa invece è l'operatività, quindi l'operatività di un'area protetta in gran parte è vincolata dagli statuti, regolamenti e dei piani del parco che per fortuna abbiamo, sono scritti, sono pubblicati e sono anche operativi da tempo. In particolare diciamo che il parco si impegna ovviamente a proposito di ormeggi, ancoraggio, banchette, pesca illegale a strascico. Queste diciamo che attualmente sono le quattro aree o dimensioni lungo le quali ci si impegna nell'operatività, sempre però con un'attenzione a quello che la ricerca e la sperimentazione sul campo può dire per migliorare le pratiche di gestione. Sull'ormeggio ancoraggio, la zona A, come veniva ricordato prima, non ammette alcun tipo né di ormeggio né di ancoraggio. Nella zona B invece abbiamo i campi boi. I campi boi sono affidati a bando, diciamo, degli operatori che fanno la migliore proposta, attenzione economico-ecologica. Fra l'altro il parco, ce ne sono già tanti in Italia, ma da quest'anno ha iniziato un percorso per avere il CEZ, l'accreditamento europeo di parchi sostenibili, diciamo, che sta coinvolgendo gli operatori anche sul discorso del sequestro di carbonio, ovviamente. Nella zona B abbiamo completato da poco il sistema delle boe, avendo ogni boa fissata al suolo con queste aste arpioniche che dovrebbero minimizzare gli impatti, diciamo, sugli habitat, sugli ambienti circostanti. Non abbiamo fortunatamente un grosso problema di pesca illegale, anche se c'è una piccola pesca illegale, questo lo si può anche immaginare, che andrebbe ovviamente perseguita, però non abbiamo grossi problemi di incursioni, salvo qualche peschereccio che così, volendo ammortizzare una giornata andando a male, tenta ogni tanto di entrare, insomma. Però non c'è quindi un problema forte di pesca illegale nell'area protetta, mentre c'è un problema di pesca illegale a strascico, rispetto alla quale al di fuori, diciamo, rispetto alla quale il parco si è mosso in questi anni, a parte con la sensibilizzazione e così via nei confronti delle marinerie, ma soprattutto attraverso questi tetrapodi. Che sono delle componenti, degli elementi molto pesanti, ciascuno pesa circa 8 tonnellate, che però poggiano su un piede, diciamo, 20-20-20, che in questo caso è semplicemente la distanza fra i vertici del piede, che hanno un impatto minimo sulla posidonia, perché spesso cadono, diciamo, all'interno dell'area di aree dove esiste la posidonia, e che hanno il vantaggio di favorire anche la colonizzazione, diciamo. Cioè, hanno un basso impatto, ma hanno anche un impatto positivo su altri servizi ecosistemici, come appunto l'aumento della produttività, se volete. L'altra cosa sono le banchette, invece, ne abbiamo visto anche stamattina, l'altra faccia, diciamo. Anche qui non abbiamo gli stessi problemi che si hanno in zone antropizzate e turistiche, però i nostri turisti, i visitatori del parco, purtroppo vengono ancora in gran parte per fare il bagno, diciamo.
diciamo, anche se l'isola è un'isola che merita veramente di essere visitata sia per la parte terrestre sia per la cultura, che in qualche modo, o meglio, le testimonianze culturali presenti nell'isola. Diciamo per la combinazione unica fra capitale naturale e capitale culturale, però la gente vuole ancora fare il bagno, soprattutto in estate, si capisce. Alcune spiagge ovviamente non sono potabili o non sono utilizzabili perché ci sono le banchette in un'epoca di banchettofobia, soprattutto da parte dei più giovani. Questo è un elemento che scoraggia. Allora, per questo in particolare c'è un progetto importante nella cala del detenuto cosiddetta, dove c'è una banchette che insiste, abbastanza stabile, diciamo, che comunque si rinnova sistematicamente in uno specchio d'acqua bellissimo. E allora già esisteva un pontile, diciamo, che aveva più che altro un uso per il turismo di individui con visitatori con problemi di mobilità, ma questa cosa è stata adesso ampliata e disegnata in modo tale da permettere di passare oltre la banchette senza chiaramente distruggerla e potersi immergere per chiunque lo voglia fare, quindi anche su questo tema. Ecco, un'altra cosa che invece adesso, essendo un tema caldo e al centro delle politiche del parco, è chiaramente il discorso dei Blue Carbon Markets, il fatto che facciamo parte del progetto testimonia la sensibilità. Da economista, io faccio parte del consiglio direttivo del parco, che quindi non ho responsabilità dirette di gestione dell'area protetta. Oggi ho sentito molte cose. C'è un aspetto che sono certo verrà approfondito nel corso del programma, che intanto, perché si è parlato moltissimo di mercati volontari, ma mi risulta anche se come dire, capire che cosa spesso i regolamenti comunitari dicono non è agevole, che con la direttiva comunitaria del 2018/841, okay, quindi una direttiva relativamente recente, è stato ampliato lo spettro dei settori, diciamo, delle attività che possono rientrare nel sistema europeo dei permessi negoziabili. E quindi, come dire, in questo ampliamento si parla anche di attività agricole, o meglio di agricoltura, e poi dentro l'agricoltura si fa riferimento a un certo punto anche alle zone umide. Ora, ho cercato in tutti i modi nei glossari, perché ogni regolamento del suo glossario non è specificato che cosa intendono per zona umida. Se prendo una definizione tipo quella della Convenzione di Ramsar, pare appunto la definizione è quella di una distesa di acqua marina la cui profondità durante la bassa marea è minore o uguale a 6 metri. Quindi a tutti gli effetti diciamo che in questa definizione di zona umida rientrano anche zone costiere dove abbiamo praterie di posidonia o comunque abbiamo un qualcosa che, ove si dovessero realizzare dei progetti di riduzione delle emissioni come quelli di cui si parlava oggi, potrebbero ambire i crediti prodotti attraverso questi progetti a essere scambiati nell'ambito del sistema ETS European Union, che non è secondario, come dire, perché a quel punto è forse meno pressante il problema di trovare sull'altro lato del mercato qualcuno che ti compra i crediti, che potrebbe comprarli anche lo Stato, fra l'altro, se ha il problema di raggiungere o di stare al di sotto dei tetti fissati dalla Comunità Europea. Tornando invece al discorso dei mercati volontari, è evidente, ma questo ho notato oggi, di questo c'è piena consapevolezza, altrimenti non ci sarebbe questa insistenza sulla misurazione e sulla standardizzazione. È un po' come stessimo cartolarizzando, diciamo, questo asset rappresentato dalla capacità delle praterie di catturare carbonio. E quindi è ovvio che bisogna
nel momento in cui cartolarizzi, definire quali sono le specifiche di questo prodotto che si sta creando. Rimangono, diciamo, alcuni problemi, tuttavia, perché soprattutto nel mercato volontario sono assai importanti, per esempio, i co-benefits, quindi benefici aggiuntivi. Perché dico questo? Perché nel mercato volontario immagino che il compratore tipico sia un'impresa, auspicabilmente vorremmo che fosse un'impresa, diciamo, non il solito ente pubblico che utilizza poi i soldi dei contribuenti, ma un'impresa che, perché magari non riesce a migliorare con la tecnologia l'impatto ambientale, cerca di come dire, migliorare o di ridurre il proprio impatto acquistando dei crediti. È chiaro che se lo fa, c'è una cosa innestata nel finanziare un progetto di riduzione delle emissioni, che è quello dell'autopromozione, della corporate social responsibility, chiamatelo come volete, ci sono altre dimensioni che hanno un valore per l'azienda. Quindi se sull'altro lato ci sono progetti che hanno tutti la stessa capacità di ridurre il carbonio, ma in cui ognuno se la suona e se la canta per quanto riguarda i co-benefits, anche per il contraente diventa difficile individuare quali sono i progetti migliori. Quindi lo sforzo, secondo me, di standardizzazione va fatto non soltanto per quanto riguarda la dimensione strettamente ecologico-naturalistica dei progetti di riduzione delle emissioni o di sequestro del carbonio, ma anche per quanto riguarda questi benefici aggiuntivi. Così come va attentamente controllato il discorso dell'addizionalità. Per evitare, siamo in Italia, questo è già stato sottolineato anche dai colleghi che si occupano del mercato del carbonio in ambito forestale e così via, il fatto che lo stesso ammontare di crediti possa essere utilizzato su più tavoli, diciamo, ok, o si presti, diciamo, a degli usi non proprio... Doppio conteggio, certo, doppia contabilità e via dicendo. Quindi questi sono due aspetti sui quali io penso che nell'ambito del progetto avremo modo di confrontarci, sì, e di fare passi avanti. Un'ultimissima cosa è questa, che un altro problema di questi mercati volontari è il fatto che sono mercati sottili, almeno inizialmente. Sottili vuol dire con pochi operatori, forse soprattutto sul lato di chi compra, diciamo, almeno inizialmente, perché sul lato di chi vende penso che quasi tutte le aree protette o che hanno questo patrimonio sfruttabile, fra virgolette, o vorranno manifestarsi. Ora, nei mercati ufficiali non c'è questo problema, perché c'è il cap, c'è il tetto, diciamo, alle emissioni, che fra l'altro progressivamente dovrebbe scendere idealmente a zero, che spinge sempre di più operatori a rivolgersi a questo mercato per poter ottemperare al rispetto dei tetti. Questa cosa nel mercato libero non c'è, quindi occorre, come dire, creare una massa critica. Spesso la massa critica può anche venire da azioni congiunte, diciamo, di chi si pone sul lato dell'offerta, cioè delle aree protette. E quindi questo è fra l'altro un tema che stiamo sviluppando nel progetto GIREPAM, no? Dove ci sono aree protette di diversa provenienza, è un aspetto che può essere, come dire, sfruttato, diciamo, per non partire proprio da zero. Questo perché lo dico? Perché se guardiamo anche al mercato forestale, ad esempio, gli ultimi dati, se non erro, sono stati 12 transazioni, magari sono tanti e sono significative, attenzione, ma sono certamente poche rispetto alla l'importanza del problema innanzitutto, e poi anche alla facilità, diciamo, che nel caso degli abbattimenti legati a forestazione e riforestazione si ha nel comunicare queste cose, contrariamente a quello che succede per le praterie di Posidonia. Quindi sarebbe bello se le aree protette, magari le aree protette europee, non soltanto quelle italiane, si consorziassero per sviluppare un'azione congiunta in cui, fra l'altro, rivendicare il fatto che, guardate, che con un quinto di quello che si ottiene con le foreste noi possiamo abbattere, cioè abbattiamo 5 volte per ogni, non so se metro quadro, ettaro, così via, di riforestazione. Finito. Io credo che poi alla fine siano processi molto lenti questi, certo. Quindi
dovremmo avere pazienza. Già il fatto che comunque in tre aree, in tre parchi nazionali in Italia si cominci questo tipo di meccanismo, di processo, di riflessione, cioè di conteggio vero e proprio in alcune aree di dei parchi, è già un buon inizio. Io volevo fare giusto una piccolissima, prima di lasciare la parola a Gian Greco e Tunisi, cioè di ricordare che insomma la Posidonia, come dire, è l'habitat, un habitat protetto. Quindi è pur vero che appunto le aree protette c'è questo approccio anche di sostenibilità, la fruizione, per cui la subacquea, la nautica da diporto, eccetera. Però ricordiamoci sempre che su Posidonia, come dire, non si deve mettere uno spillo in qualche modo. Cioè questo deve essere un dogma, cioè io lo vedo come un dogma. Con tutti i compromessi del caso, ma diciamo che si dovrebbe partire per riflettere, infatti è un esercizio che noi dobbiamo fare domani col progetto, con le aree protette, e dire ok, voi in queste zone dove avete con le immagini che abbiamo tirato fuori, qui ci sono tante imbarcazioni da diporto, che cosa c'è sotto? È giusto mettere un campo ormeggio qui? È giusto metterlo da un'altra parte? Insomma, ci sono delle riflessioni che però devono partire da una consapevolezza che comunque è un habitat dove non si potrebbe mettere niente. Ecco, volevo fare, scusate, un piccolo inciso. Allora, un altro controinciso, sta toccando un tema delicatissimo, qui non so se siano capitanerie di porto e autorità di vigilanza ambientale, perché è chiaro, è come dire che è un dogma anche non superare i 90 km all'ora in autostrada o non fumare in luoghi pubblici. No, lo dico chiaramente, poi ognuno li valuta diversamente. Esatto. Se tocchiamo questo, su questo punto apriamo un... As you want. Scusate, io stamattina ho parlato delle così da La cartografia delle Posidonie, ma come diceva la mia ex studentessa Giannini, il problema è che insieme ai dati relativi alla distribuzione ci sono tutti i dati relativi alla densità dei fasci. Sono stati presi una miriade di dati insieme alla forma delle praterie. Quindi anche tutti questi dati, secondo me, andrebbero presi e valutati e rivisti, non solo per quanto riguarda la distribuzione, ma per quanto riguarda anche la struttura della prateria stessa, perché questi dati sono stati presi insieme ai dati relativi. Quindi forse stamattina non l'ho accennato, ma ci sono anche tutti questi dati insieme alle cartografie. Scusate. Roberto Gian Greco, Ministero Ambiente. Allora, intanto buonasera a tutti. Io... funziona? Si sente? Sentite? Mi sentite? Sì. Vabbè, intanto sono estremamente dispiaciuto di non essere potuto essere presente da stamattina, come avevo preventivato, per una serie di emergenze che ormai sono abituali al Ministero, urgenze più o meno urgentissime. E quindi ho perso parte di quello che è stato sicuramente un importante apporto che il progetto ha dato questa mattina. Mi sento chiaramente ancora più chiamato in causa adesso in questa fase, in questo momento, da quello che ha detto Marina Pulcini, che mi vede assolutamente concorde, nel senso che le aree protette a vario livello nascono anche e soprattutto per tutelare un ambiente di primaria importanza con la prateria di Posidonia, e questo è un dato di fatto. Poi chiaramente, e questo è un altro dato di fatto, occorre contemperare quello che dovrebbe essere il principio assoluto, il principio che impronta tutte quante le attività stesse di una marina protetta o di un SIC attraverso delle misure di gestione, quelle che sono le misure più possibili stringenti di tutela con quelle che è una fruizione che diventa impossibile poter negare se vogliamo avere un approccio di tipo sostenibile. Allora, da questo lato
quello che alla fine diventa indispensabile è una sorta di approccio, se vogliamo, adattativo, che tiene conto delle esigenze, che tiene conto, fermo restando il faro assoluto che è quello della tutela complessiva, anche delle possibilità di sfruttamento, sfruttamento no, di utilizzo, diciamo così, attraverso il quale poter consentire in qualche modo una fruizione e per il quale le best practice che ho sentito nominare e che di cui avevo letto anche nei vari documenti eccetera sono sicuramente uno strumento importante. Cioè è chiaro che nel momento in cui ragioniamo in termini di campi boe, ragioniamo in termini di, quindi di contingentamento in qualche modo del flusso di imbarcazioni o anche del flusso di subacquei in una determinata area, noi già stiamo facendo un'azione che ha una rilevanza da questo punto di vista importante e ci consente comunque di contemperare quello che è un'esigenza fondamentale di tutela con quello che poi è un fenomeno di fruizione, in assenza del quale ci troveremmo ad avere magari comportamenti molto più devianti. Ecco, quindi era per dire, d'accordissimo con quello che ha detto Marina, politica che attua il Ministero, io nella fattispecie non mi occupo di aree marine protette, io mi occupo più in generale di strategia marina e anche di tutela internazionale dell'ambiente, per cui diciamo, rappresento un po' la controparte dei colleghi che invece lavorano più specificatamente sulle aree marine protette. Però ci siamo anche confrontati prima che io venissi qui e diciamo, tenevo a ribadire questa visione del Ministero che apre con grande cautela ma anche con convinzione a quelle che possono essere degli strumenti che consentono in qualche modo la fruizione di un habitat preziosissimo, fermo restando quello che deve essere il faro che è quello della conservazione di quest'habitat il più possibile inalterato, proprio per consentirgli di svolgere al massimo il suo ruolo di distributore di servizi ecosistemici assolutamente fondamentale. Io chiaramente qui mi fermo, se poi ci sono delle cose da aggiungere o cose sì, da direi molto ben volentieri. Che adesso magari collega Leonardo Tunisi. Sì, appunto magari, dicevo, mi fermo. Poi però mi piacerebbe che, come dire, la parte mi alzo così sono nascosta sempre la qua dietro. Dietro. Chiunque voglia in qualche modo partecipare alla tavola rotonda, la discussione assolutamente è aperta. Mi rinascondo. Casomai diciamo tiro un po' le fila delle vostre cose in modo che poi, anzi per stimolare la vostra partecipazione. Per prima cosa buonasera a tutti, sono Leonardo Tunisi, lavoro qui all'ISPRA, sono il responsabile dell'area per la tutela della biodiversità marina, per cui diciamo quindi interessato all'argomento nello specifico proprio perché stiamo parlando, tra le altre cose, di Posidonia, che è un habitat prioritario per la direttiva habitat, quindi l'habitat con la H maiuscola, diciamo, protetto a livello mediterraneo. E l'aspetto, diciamo, del carbonio, volutamente utilizzo questo termine un po' generico, e diventa, a mio avviso, un importantissimo plusvalore di questa tematica. Però diciamo un plusvalore, nel senso che è molto importante, quindi penso che anche questi due giorni siano importanti per riuscire a far sì che poi tutto questo su cui si sta lavorando possa essere veramente valorizzato per perseguire l'obiettivo primo, che nel caso della Posidonia è la tutela e la protezione dell'habitat. Perché appunto va detto che da questo punto di vista è habitat prioritario della direttiva habitat, e quindi per questo habitat è previsto, è richiesto che i paesi creino dei siti protetti, dei siti Natura 2000, delle aree marine protette in effetti, per le quali a livello europeo in questi ultimi due anni ci sono dei gruppi di lavoro, ce n'è uno in particolare, il Marine Expert Group, che sta lavorando per l'identificazione di misure di gestione dei siti Natura 2000 istituiti per la Posidonia, perché è un habitat prioritario, specificatamente definiti e che possono funzionare da standard a livello di tutti i paesi mediterranei. E da questo punto di vista quindi anche gli aspetti che potenzialmente possono essere messi a fuoco o presi in considerazione con questi progetti diventano veramente elementi in più per andare verso queste guideline efficaci.
un aspetto molto importante è che, essendo habitat protetto, tutta una serie di aree protette marine nascono anche o coinvolgono la protezione di questa realtà, per cui abbiamo i parchi nazionali con parte a mare, i due colleghi hanno parlato di queste, abbiamo le aree marine protette, ad esempio, un classico esempio di quello che succede in Italia, il parco nazionale dell'arcipelago toscano non ha ancora o non ha un'area marina protetta, mentre l'Asinara ha a parco nazionale ha avuto l'istituzione dell'area marina protetta che è poi stata gestita. Ad esempio la Maddalena, noi facemmo lo studio, ma alla fine lo studio per l'area marina protetta non fu mai adottato e quindi è ancora, dico è ancora, potrebbe essere che sia una cosa ad infinito, però diciamo che però nella mente del legislatore nazionale la parte a mare di un parco nazionale tendenzialmente andrebbe gestito con un'area marina protetta perché ha tutta una serie di standard a partire da come gestire gli ancoraggi, la fruizione, i campi boe, e per cui diciamo che questo aspetto del sito Natura 2000, che alla fine come guideline ci dovrebbe arrivare dall'Europa, alla quale noi siamo chiamati a partecipare come Italia, e quindi non è che è una arrivare dall'Europa in una logica coordinata, però potenzialmente può diventare quindi l'elemento che poi diventa diciamo la guida dal Parco Nazionale all'Area Marina Protetta Nazionale al sito Natura 2000 gestito dalle singole regioni, però avendo delle guideline che a questo punto siano diciamo condivise e pienamente efficaci. Noi da questo punto di vista diciamo un po' la cosa la seguiamo come ISPRA, anche perché diciamo un due anni fa ci sono state trasferite, bontà loro, diciamo dal Ministero dell'Ambiente, le funzioni della segreteria tecnica per le aree marine protette, che aveva anche proprio dei gruppi di lavoro sulla regolamentazione della fruizione della nautica di porto, ma della subacquea, per cui potenzialmente siamo a disposizione di tutte le diverse realtà interessate a identificare possibili soluzioni gestionali per collaborare e mettere un po' a sistema tutte quelle che sono delle esperienze che conosciamo sia a livello nazionale che mediterraneo. Molto rapidamente, giusto per chiudere, e appunto è molto importante questo discorso delle misure di gestione in generale. Va detto che proprio perché habitat prioritario, come diceva il professor Cinelli, noi siamo uno dei pochi paesi a livello mediterraneo che dispone di una cartografia della prateria di Posidonia a scala nazionale, con qualche regione un po' più aggiornata ed altre un po' meno aggiornata, ma la visione d'insieme c'è. E a questo punto io penso che diventi veramente un aspetto, diciamo, mi viene diciamo da dire quasi da suggerire, o un elemento chiave per il quale io ho visto positivamente l'uso del termine crediti per questo fatto, perché i crediti in realtà dovrebbero essere dei riconoscimenti, cioè andrebbero meritati in funzione di quelli che sono dei costi, i costi che la collettività, il parco, l'area marina protetta dovrà sostenere per mantenere o diciamo recuperare la produttività della singola prateria. Cioè vorrei evitare che si dicesse, non so, in quella prateria ci sono tot metri quadrati o metri cubi, se uno conta anche la mate, di Posidonia, di conseguenza il valore economico è questo, e quindi a questo punto una società privata, dando tot soldi all'area marina protetta, in realtà si è liberata la coscienza da tutta una serie di problemi, brutalmente sto facendo il provocatore. In realtà io penso che invece sia veramente molto importante, se possibile, andare in una direzione, e penso che questo possa essere l'esempio anche che ci ha accennato la collega dalla Spagna, di andare invece a definire dei progetti, identificata la presenza di fanerogame marine e in uno stato diciamo che possa essere sano o recuperabile, proprio sulla base anche dei dati di cui disponiamo, densità dei fasci, che meglio di voi di me voi conoscete, ma su quello ragionare, su quello che è un progetto per mantenere quello stato di salute e o recuperarlo, i costi reali che poi implicheranno la messa a punto diciamo di sistemi di, quindi la progettazione di quelle che sono le misure di gestione delle attività umane adeguate a salvaguardarne la produttività e quindi la capacità di diciamo stoccare carbonio, e a questo punto avere un qualche cosa che è realmente concreto, cioè non un tot di soldi che vengono devoluti, ma un qualche cosa che in realtà serva realmente per perseguire l'obiettivo primo delle diverse aree protette, delle diverse misure che noi dovremmo prendere come europei mediterranei, la protezione fondamentalmente delle praterie di Posidonia. Ecco, per cui mi verrebbe da dire, penso che sia veramente importante adesso progettare delle idee, dei progetti concreti
ma anche dal punto di vista monetario, che ovviamente calibrati su quello che è il valore del mercato della CO2, perché uno non può chiedere milioni di euro, ma che però siano realmente, diciamo, tarati su quello che sono potenzialmente i costi che bisogna affrontare per poter recuperare questi habitat e monetizzarli in una logica quale quella della CO2, fortemente utilizzo questi termini un po', che però mi sembra veramente un ottimo plusvalore per la protezione dell'ambiente marino. Grazie. Ci sono dubbi, domande? Posso intervenire un attimo? Eccolo. Sì, volevo fare un paio di osservazioni che seguono un po' quello che diceva Leonardo, perché una delle cose che mi lasciavano un po' perplesso rispetto ai crediti del carbonio, diciamo così, chiamiamoli così, sono proprio quelli dell'utilizzo improprio che se ne potrebbe fare. Quindi secondo me vanno regolamentati in modo estremamente attento, perché dare un valore monetario ai servizi ecosistemici è una cosa che chiaramente serve e funziona, ma i servizi ecosistemici sono parte del valore del capitale naturale, quindi non è possibile che abbiano un valore solamente monetario. E il rischio è quello che io vedo, non so, io non sono né un economista né ho difficoltà anche a entrare in questi tipi di materie, vedo difficile il vantaggio che un compratore, non riesco a individuare bene il vantaggio di un compratore rispetto alla, se non quello di avere una pubblicità, di essere una ditta o un'impresa sostenibile, diciamo così. Questo lo vedo un po', sono un po' perplesso su questo, anche se chiaramente l'operazione potrebbe essere estremamente positiva se portata avanti in modo corretto. No, e poi volevo fare una piccolissima osservazione sull'aspetto della diversità genetica, giusto per seguire quello che diceva Vannini della Sinara, che è vero che tutte le aree marine protette di cui stiamo parlando fanno parte del cluster genetico del Mediterraneo occidentale, è anche vero che esistono tanti sottoclusters. E che io ho fatto un esempio volutamente nella presentazione di network di aree marine protette in qualche modo individuati attraverso la connettività genetica. Quindi è anche importante, secondo me, quando si va a proteggere il capitale naturale, la posizione in particolare, che si proteggano, che non si lasciano, che abbiano misure di protezione diverse, praterie che hanno un diverso livello di diversità e di isolamento genetico, perché praterie più isolate sono più vulnerabili e la perdita è più facile, diciamo. Invece creando con un piccolo sforzo una connettività, una rete di connettività, chiaramente è più facile proteggere il capitale, proteggere le praterie. E per quanto riguarda, e chiudo, l'aspetto invece della densità che diceva il professore Cinelli, sono perfettamente d'accordo, io credo che anzi dovrebbe essere, cosa che in parte già si fa, è importantissimo mantenere delle reti di monitoraggio continue, perché una cosa è dire la prateria ha questa estensione, una cosa è dire a questa evoluzione della densità, perché anche la diminuzione di densità è un campanello d'allarme che precede la diminuzione della distribuzione spaziale. Quindi dico la densità per dire tanti altri parametri, fra cui anche quelli genetici, come ho provato a far vedere prima, per esempio esistono campanelli di allarme che stiamo cercando di selezionare in base ai livelli di espressione genica di geni coinvolti nella risposta a fattori ambientali, che potrebbero essere utilizzati per capire qual è lo stato della prateria. Quindi secondo me non solo una mappatura, una tantum, ma anche una rete di monitoraggio continua su queste praterie. ARPA Sicilia. Benedetto Sirca di ARPA Sicilia. Condivido assolutamente quindi quello che è stato detto, però conferma che già questa attività è in atto, quindi noi delle ARPA da anni per l'attuazione della direttiva sulle acque marine costiere al 2060 facciamo intorno alle praterie più rappresentative dei corpi idrici siciliani questi controlli naturalmente dal punto di vista della densità, quindi riguardo alla condizione dell'habitat. E in aggiunta con la Marine Strategy abbiamo fatto questo tipo di indagine sia per diciamo, lavorare sull'estensione, quindi iniziare a fare sul revisionare le mappature e anche sulla condizione dell'habitat in alcune praterie che ricadono all'interno dei SIC, dei siti appunto Natura 2000, SIC costiere. No,
No, volevo aggiungere appunto, cioè io non sono di ARPAT, però anche ARPAT Toscana ha dei siti di monitoraggio ormai decennali, anche in arcipelago. Chiaramente il monitoraggio non è esaustivo, ad esempio in arcipelago, sempre appunto per la qualità dei corpi idrici della costa, ci sono, mi sembra, un paio di punti sull'Elba, un al Giglio, Montecristo e Capraia, quindi cioè isole maggiori e isole minori. È chiaro che non è che ha magari 15 punti di monitoraggio, come è chiaro è anche, penso, addirittura la frequenza dei campionamenti non sia annuale ma sia o biennale o triennale su un punto e là, credo, perché poi noi questi dati non abbiamo direttamente, perché li leggiamo dai report annuali che vengono svolti dalle agenzie regionali. E una cosa magari, ecco, forse questo è il contesto giusto. Cioè, per i parchi nazionali sono un po' tenuti fuori da quelle che sono tutte le azioni della Marine Strategy, perché praticamente c'è stato un coinvolgimento diretto delle aree marine protette, però dei parchi che hanno territori estesi a mare. Ecco, questo aspetto è un pochino, visto che ci sono è un interlocutore giusto, cioè questo aspetto è molto, cioè è quasi disgregante, cioè nel senso che, ad esempio, faccio un esempio classico, non si tratta di sulla Posidonia, Pinna Nobis, eccetera, i dati ce l'hanno l'ARPAT, però noi praticamente non condividiamo, dobbiamo leggerli sui report dell'ARPAT, ecco, questo probabilmente si potrebbe fare uno sforzo di armonizzare un po' il sistema, è sempre il solito quel discorso precedentemente, cioè riuscire a armonizzare il sistema delle aree protette marine in generale, che siano parchi nazionali, che siano SIC, cioè Rete Natura 2000, che siano AMP vere e proprie. Grazie, caro. No, è quello sbagliato, perché in effetti... No, si tratta di realtà però che allo Stato sono ancora differenti. Sono differenti anche da un punto di vista giuridico, per cui nel momento in cui si fa un provvedimento che ha un indirizzo specifico all'interno di un mondo particolare, che è quello delle aree marine protette, è chiaro che poi è difficile fare dei distinguo. Diverso è il discorso di un maggiore coinvolgimento, su cui non posso che essere d'accordo. E qui ripasserei la palla ai colleghi di ISPRA. No, scherzi a parte, non è qui che stiamo a giocare a ping pong. No, ma nell'ambito di una in atto revisione di quelli che saranno i programmi di monitoraggio della strategia marina, è chiaro che è emerso, anche se non so se ci saranno più possibilità di avere finanziamenti ad hoc, eccetera, ma è emerso l'importanza poi del ruolo che possono avere le aree marine protette e le aree protette in generale, per cui si farà anche una riflessione su come coinvolgerle. E chiaramente in questo ambito, che diciamo ha più una funzione sistemica che altro, credo che sia assolutamente fondamentale pensare a un coinvolgimento generale, non semplicemente le aree marine protette, eccetera. Però questo è un processo in atto su cui stiamo cominciando a interrogarci, stiamo vedendo un po' quelli che sono gli esiti del primo ciclo sessennale della strategia marina e su un discorso che faremo insieme alle ARPA, insieme a tutte le varie altre diciamo entità che possono aiutarci a capire come procedere da questo punto di vista, riflettere su come poi riuscire ad avere un monitoraggio che sia sempre più rappresentativo dello stato, del buono stato ambientale o dello stato ambientale, se non è buono, che riguarda i nostri mari. Poi volevo, già che ci sono, dire un paio di cosette. La prima, relativamente al discorso del tenere in considerazione la diversità generale, era un po' a quello che mi riferivo quando parlavo di monitoraggio, cioè di processo adattativo, cioè per capire come poter eventualmente in qualche modo dare dei consentimenti sulla gestione di una prateria, devo anche capire qual è la vulnerabilità, quali sono le caratteristiche che mi possono far pensare invece che sia meglio vietare qualunque forma di fruizione e di utilizzo, concentrandole su altri punti. Il secondo punto era, noi siamo passati da un mondo in cui non veniva assolutamente preso in considerazione quello che poi si è tentato di chiamare come servizi ecosistemici, come capitale naturale, nell'ambito delle definizioni dei processi anche economici. Adesso siamo arrivati finalmente a capire che
anche il degrado ha un costo, perché si paga in termini di perdita dei servizi ecosistemici, che si paga in termini di perdita proprio del capitale naturale stesso, che è fondamentale anche per consentire la vita così come la conosciamo sul nostro pianeta, per essere drammatici. Il problema è fare attenzione che non accada al contrario, cioè che sia tutto monetizzabile e quindi tutto quanto in qualche modo sostituibile attraverso un pagamento, cioè io devo demolire la prateria di Posidonia davanti per costruire un molo di 850 metri per far attraccare i dirigibili dal Giappone, perfetto, pago oppure do una compensazione monetaria in qualche modo e risolvo il problema. No, chiaramente è stata una rivoluzione, se vogliamo, questa dell'introduzione dei servizi ecosistemici e del valore del capitale naturale e del valore dei servizi ecosistemici, ma con tutt'altro scopo che quello di facilitare quello che è l'approccio diciamo a sfruttare quelle che sono risorse che non sono neanche facilmente sostituibili, se non insostituibili. Quindi è chiaro che nasce con un approccio completamente diverso, il CBD ne abbiamo parlato per anni e anni e anni per arrivare al concetto dei servizi ecosistemici, e nasceva proprio per dire nel momento in cui io devo fare una valutazione costi-benefici nel costruire un qualcosa, devo tener conto di quello che perdo nei termini di quello che è il valore stesso intrinseco di un ambiente integro, e non semplicemente come è accaduto nella nostra industrializzazione selvaggia degli anni 60-70, costruisco e poi dopo 30 anni mi rendo conto che ho devastato gli ecosistemi, ho devastato quelle che sono risorse che sono comunque fondamentali, e in molti casi ho anche devastato la salute delle popolazioni che vivevano e che vivono in quell'area. Quindi ecco, era un po' per chiarire questo discorso. Poi il discorso del mercato del carbonio è anche un altro aspetto che va preso anche con cautela, perché spesso è un modo con cui io, invece che prendere iniziative per abbattere i livelli di emissione, mi compro le emissioni di qualcun altro e non faccio nulla. Quindi l'altro pericolo è fortemente questo, cioè questa è una di quelle soluzioni ponte che è stata trovata con grandissima difficoltà anche nell'ambito del dover in qualche modo consentire ai paesi diciamo del cosiddetto terzo mondo di avere un minimo di compensazione del fatto di dover comunque procedere verso un abbattimento complessivo delle emissioni, però non è la soluzione, cioè la soluzione è che queste emissioni vengano abbattute, non comprare scusate. Poi in questo ambito è chiaro che le emissioni, se questa cosa serve comunque a alimentare un sistema virtuoso, ben venga, ecco, da questo punto di vista. Ho un po' banalizzato, perché insomma, poi non è neanche molto la mia materia, però spero che sia, insomma, che l'idea sia stata, sia riuscito a trasmetterla chiara, quello che pensavo. Grazie. Intervento Università della Tuscia. Buon pomeriggio, sono Marco Marcelli. Avevo due punti sui quali volevo intervenire. Uno, mi ha anticipato Gian Greco sulla questione dei servizi ecosistemici, che anch'io vedo come uno strumento di supporto e non come un strumento di sostituzione, no, dell'intervento di tutela. E l'altro invece era più tecnico, mi rifacevo un po' quello che diceva Procaccini e anche Francesco, sul discorso della Posidonia. Cioè, l'oggetto è sempre una pianta, cioè, e questa pianta è soggetta a tutta una serie di eventi, e ho avuto la fortuna e sfortuna anche di seguire per 20 anni una serie di trapianti e di interventi di restauro che sono stati effettuati a Civitavecchia, e io credo che sia stato sottovalutato oggi, quando si parlava di ripristino dei pool eccetera, un concetto importante, cioè che il mare è un sistema dinamico. Cioè, mentre sono d'accordo con Procaccini, cioè questo discorso della diversità, del reintegro, dell'aumento della biodiversità della Posidonia in certi ambiti che invece hanno subito un isolamento, è stato un po' sottovalutato questo aspetto dell'energia del mare. Con il cambiamento climatico stanno aumentando moltissimo gli episodi di in frequenza gli episodi di alta energia nel Mediterraneo,
e parliamo quindi di Mediterraneo, e che questi hanno avuto in alcuni casi degli effetti devastanti sui impianti di prateria di Posidonia. Quindi quando si fanno questo tipo di interventi, e il progetto, se posso, un po', secondo me, secondo il mio parere, lo ha trascurato questo aspetto, è necessario introdurre in maniera più determinante l'aspetto che lega il siting degli interventi di ripristino o le modalità di ripristino alla quantità di energia che in quel punto si può avere, inclusi scenari che includono i cambiamenti climatici, cioè ciò che sta avvenendo, perché questo è un aspetto focale ed è importantissimo, perché in alcuni casi la Posidonia viene praticamente rasa al suolo come con una trebbiatrice da eventi di alta energia. Ecco, c'è Francesco che l'ho chiamato in causa. Io capisco benissimo le motivazioni dell'Università della Tuscia, però quando il Ministero ti impone di mettere, di trapiantare... No, se ti impongono di trapiantare la Posidonia in un determinato sito, e questo è soggetto a questi eventi catastrofici, noi abbiamo tentato qualche volta a dire, guardate, questi sono, è una costa talmente battuta, se la mettiamo lì prima o poi se ne va, troviamo un'alternativa anche in zone limitrofe, oppure in zone in cui queste caratteristiche non siano così catastrofiche, però il Ministero dice no, voi la dovete piantare da qui, e se ci sta, se non ci sta, poi se ne va. E purtroppo è accaduto, e sta accadendo sempre di più. Replica di Tiziano e poi sì, grazie. Sì, grazie. No, diciamo, nel progetto, se posso, diciamo, come dire, tutto l'aspetto sulla pianificazione e selezione del sito va stato in seria considerazione, assolutamente, perché è un tassello fondamentale oltre alla tecnica, diciamo, di scelta del punto di trapianto. E dirò di più, allora, bisogna entrare un po' nell'ottica che appunto un trapianto eventualmente, se nel caso si volesse fare, deve essere fatto rispettando certe regole che però devono essere, come dire, regole di governance, nel senso, noi tecnici siamo tutti consapevoli, no, dell'importanza della selezione del sito, come diceva giustamente Professor Cinelli, in alcuni casi ci si trova con una governance che non ti permette in alcuni casi di operare in un certo modo. Allora, quello che dobbiamo fare noi, e stiamo cercando di farlo a livello di progetto, è quello di incidere sulla governance, evidenziare le criticità che ci sono, che in base sicuramente al, come dire, all'analisi dei dati esistenti, quindi trapianti passati, per evidenziare delle criticità e evidenziare l'importanza appunto di una eventuale e buona pianificazione in materia di trapianto. Direi di più, per quanto riguarda, abbiamo evidenziato che una selezione di un sito può essere fatta assolutamente a larga scala in diverso modo, ma la cosa importante laddove si dovesse fare un sito di trapianto è fare dei progetti pilota, cioè ad oggi noi abbiamo visto che è impossibile, come dire, avere buone probabilità di successo se non si ha la possibilità di avere i trapianti pilota in dei siti preselezionati, quindi di avere il tempo necessario per selezionare un sito, mettere giù dei test pilota e monitorarli per un certo periodo di anni, perché abbiamo evidenziato, ne abbiamo visto, toccato con mano in tanti siti, che le condizioni cambiano da stazione a stazione, a parità di batimetria, a parità di condizioni al contorno, cambiano evidentemente dei fattori che sono come dire, poco gestibili se non con dei trapianti pilota. Quindi quello che noi in qualche modo proponiamo è che se
vuole, come dire, essere utilizzato il trapianto come un'opzione di gestione, appunto, nell'ambito delle compensazioni, questo deve essere gestito a livello di governance. Nel momento in cui il committente propone lo studio di impatto ambientale al Ministero, c'è, nella maggior parte dei casi, tutto il tempo per avviare i progetti pilota. Perché nel momento in cui propone lo studio di impatto ambientale, il committente, così come propone un eventuale trapianto come le compensazioni, si potrebbe far carico di progetti pilota, ok? Questi potrebbero anche essere a fondo perduto, assolutamente, perché non è detto che l'opera vada in porto, però non può prescindere dal trapianto se non un'attenta pianificazione. E i test pilota sono, a nostro avviso, l'unica garanzia che un progetto e un'attività di trapianto possa avere un buon esito. Perché tutta una serie di studi sono importanti, ma se non si ha la possibilità di monitorare un qualcosa per un certo periodo di tempo, la certezza non si avrà mai, perché le condizioni cambiano a piccola scala spaziale. E quindi, non avendo la possibilità di monitorare, è impossibile intercettare questa variabilità sulla base della mappatura, sulla base dei dati a disposizione, se non dati presi ad hoc, appunto, in termini di pianificazione. Invece, diciamo, io non è un invece, ma invece lo ripeto, raccolgo molto positivamente la considerazione che ha formulato Marco Marcelli, Università della Fuscia, per questo fatto, perché indipendentemente da quello che tu hai evidenziato, che è stato evidenziato, sperimentalmente l'autunno scorso in Liguria si è verificata una mareggiata anomala legata ai cambiamenti climatici che ha demolito il porto di Rapallo, prendendo le unità navali che erano nel porto di Rapallo e lanciandole sul lungomare, dove sono ancora adesso in parte. In quella situazione, a fianco a San Michele di Pagana, frazione del comune di Rapallo, c'era in Liguria abbiamo due recife barriere di Posidonia, uno a San Michele di Pagana. Questo recife barriere è stato quasi completamente demolito. Io poi è il posto dove vado a fare il bagno tutti i fine settimana, e in pratica, e lo monitoro quindi involontariamente e volontariamente da anni, e in realtà, diciamo, si è detto che era una situazione per la quale addirittura le condizioni meteorologiche hanno scavato sotto metri di mat, che quindi sono diventati in alcuni casi basculanti, e quindi in effetti una mareggiata anomala ha gravemente danneggiato una struttura che esiste là, che esiste da centinaia di anni. Per cui, ecco, diciamo che a maggior ragione il discorso poi del mettere, diciamo, delle strutture per poter fare il rimpianto. Per cui, ecco, diventa veramente molto, quindi a mio avviso, diciamo, un aspetto in una logica di learning by doing in base, diciamo, alle condizioni meteoclimatiche che stanno, non dico evolvendo, ma si stanno modificando in maniera molto importante, diventa a questo punto, diciamo, ci vuole la necessità di un'ulteriore maggiore attenzione nella scelta, diciamo, dei siti. Per cui è anche vero che poi il Ministero mi viene da dire, adesso faccio un po' l'avvocato da quattro soldi, che però in realtà accetta determinate soluzioni in funzione della progettualità di chi gli propone l'intervento, per cui diventa veramente molto importante a questo punto non considerare soltanto, perché normalmente quando si prendono in considerazione, si fanno queste proposte, si prendono in considerazione le serie storiche, i sistemi ondametrici, mareografici degli ultimi 100 anni, 150 anni. Ecco, in realtà dobbiamo prendere in considerazione il fatto che potenzialmente ci si potrà trovare davanti a situazioni che erano considerate estremamente anomale, ma che adesso si possono verificare. Per cui, a maggior ragione, ci può anche essere, diciamo, ci vuole maggiore attenzione, che dopodiché poi dipende dalla soluzione tecnica, ecco, ma questo aspetto, diciamo, dei cambiamenti climatici non è soltanto quel grado in più che potenzialmente favorisce la fioritura di alcune praterie di Posidonia, può essere proprio lo smantellamento meccanico di strutture di particolare valenza ecologica. Grazie. Io volevo dire che questo per noi è tremendamente importante. Può dire che quasi è un problema che per noi è complicato di risolvere, perché per un progetto di blue carbon tu bisogna di 50 anni o 40 o 50 anni, è una cosa che tu devi mettere nello standard, nella metodologia, è il rischio, il rischio che tu hai per prendere questo carbono. Questo è un dato che tu devi mettere per forza nel standard.
y que debe calcular, aunque no lo sa, no, no, que debe ser meter per forza. Così, nel momento che noi ci siamo con il cambiamento climatico, con tutti questi rischi, è una cosa difficile da concretare per fare un standard, una metodologia che deve essere trasparente, è una cosa che è cruciale. Qualche cosa mi rifaccio a quello che dice Leonardo, cioè il discorso anche questo qui viene già applicato in altri sistemi, ad esempio civili, sono gli early warning system che si basano appunto non sull'analisi statistica del passato, ma su modelli matematici che permettono sulla base delle cambiate condizioni climatiche di simulare degli scenari per il futuro. Quindi esistono, diciamo, degli strumenti matematici abbastanza robusti che già sono in opera in alcune zone molto a rischio del nostro pianeta e che questi permettono appunto di fare almeno delle ipotesi, che poi l'attendibilità di queste ipotesi sia del 60, del 70%, perché il livello di calcolo chiaramente progredisce moltissimo, però non sono ancora così rodati, no? È chiaro, però è già un'indicazione che ha una valenza molto maggiore del non averla. Ecco, insomma, solo questo. Volevo fare due precisazioni sul discorso del mercato dei crediti di carbonio. Innanzitutto... Non si sente? Non si sente? Il dottor Gian Greco ha detto sì, i crediti vengono generati in paesi cosiddetti in via di sviluppo, diciamo insomma, brevemente... però dobbiamo pensare che quando si parla di emissioni di CO2 se ne parla a livello globale, quindi che io azienda italiana compensi con dei crediti, mi viene in mente per esempio generati in Mozambico, a livello globale rientrano comunque nel conteggio. Infatti comprano quasi tutti i crediti. Perché, anche perché diciamo, in Italia, avendo raggiunto, diciamo, non possono essere generati crediti scambiabili. E l'altra cosa, per quanto riguarda il doppio conteggio dei crediti, double counting, è teoricamente, e comunque sia, molte aziende lo fanno anche in pratica, però... Se vengono seguite quelle che sono le regole, quindi io faccio un progetto che mi genera dei crediti di carbonio, questi crediti di carbonio, se il progetto viene accettato, devono essere registrati e tenuti da registri di enti terzi. Noi per esempio utilizziamo APX o Gold Standard. E una volta che questi crediti vengono ceduti, i crediti nel registro devono essere cancellati. Se vengono cancellati non è possibile conteggiarli una seconda volta. Logicamente se il trader o comunque sia chi gestisce la vendita non è serio e quindi non cancella i crediti, è logico che poi possono essere rivenduti. Però logicamente si torna sempre al solito discorso che se le cose sono fatte secondo le regole non è possibile, ecco. Buonasera, si sente? Si sente Marina? Sono Stefania Chiesa, sono un assegnista di ricerca qui dell'ISPRA. Volevo fare una domanda a voi che siete molto più esperti di me sulla Posidonia oceanica, ma qual è la situazione a livello di conservazione delle praterie della parte sud del Mediterraneo? Perché spesso, no, in questi contesti parliamo sempre a scala di bacino e poi ovviamente facciamo riferimento alle direttive comunitarie che proteggono, che ci impongono determinate azioni anche a livello pratico per quelli che sono i paesi membri.
È vero che la Posidonia è inserita nella Convenzione di Barcellona, ma mi domando quale sia al di fuori, diciamo, dei vincoli della direttiva Habitat lo stato dei posidonieti della parte sud del Mediterraneo, che sono anche molto, diciamo, che in generale presentano una copertura di aree marine o comunque di aree protette molto inferiore, e che immagino possano rappresentare delle metapopolazioni fondamentali da un punto di vista del pool genico e della connettività della specie a livello di bacino del Mediterraneo. Non abbiamo dati, o quantomeno non risultano a me dati estremamente puntuali di quella che è la situazione nel bacino, nella parte sud del bacino. Quello che però è importante rilevare è che noi siamo in un ambito a livello mediterraneo, che è quello della Convenzione di Barcellona, all'interno del quale opera il programma ECAP, che è il corrispettivo della strategia marina per quello che riguarda gli altri paesi aderenti alla Convenzione di Barcellona, cioè tutti i paesi mediterranei, compresa la Commissione, e nel cui ambito si sta mettendo a punto il programma di monitoraggio, l'IMAP, che anche questo si basa sugli stessi descrittori, con in più anzi il descrittore sulla gestione integrata della fascia costiera. Da questo punto di vista, quindi, noi stiamo, sia anche come Italia, devo dire, in prima fila rispetto anche agli altri paesi euromediterranei, ma anche come Commissione, puntando molto su una crescita complessiva del sistema. ISPRA anche su questo svolge un ruolo molto importante, perché partecipa poi in tutti quanti i vari tavoli che stanno mettendo a punto i programmi di monitoraggio. Abbiamo fatto i primi quality status report, che però si sono rivelati, diciamo, un insieme di punti bianchi con qualche zora, con dei dati che sostanzialmente sono quelle europee, più qualche cosa che deriva da qualche progetto. Abbiamo fatto un primo, stiamo lavorando a un primo stato dell'ambiente mediterraneo, per così dire, basato comunque su dati di questo tipo. Stiamo cercando di far sì che il sistema cresca, in maniera non soltanto che si possa avere un'informazione più puntuale, più diciamo concreta anche a livello dell'intero Mediterraneo, ma anche che si attuino poi politiche, chiaramente, di tutela di quello che è un habitat, che non soltanto la direttiva europea, ma anche la Convenzione di Barcellona stesso ritiene un habitat prioritario e che va tutelato. Giusto, posso aggiungere una cosa, ecco, diciamo, alla ricercatrice interessata eventualmente ai dati specifici, nell'ambito della Convenzione di Barcellona poi si lavora anche per piani d'azione, c'è un action plan che ormai sta lavorando da quasi una decina d'anni per la protezione del fitobentos in generale, costruito originariamente, proprio pensato per la Posidonia, per cui andando sul sito dell'UNEP Map, in particolare del centro del RACSPA, ci sono informazioni e report che per alcune zone, perché nell'ambito di questo action plan loro, il RACSPA di Tunisi, che è il centro di attività regionale per le aree specialmente protette e quindi per la biodiversità, conduce tutta una serie, diciamo, di progetti pilota, soprattutto nella sponda sud e nella sponda di Levante, e i risultati sono disponibili, sono fruibili, e hanno anche un sistema di GIS che permette anche di fruire di alcune delle cartografie che hanno realizzato. Per cui, ecco, diciamo, poi il polso della situazione a livello, diciamo, di dataset specifici lì. Ufficialmente poi c'è questo, è in corso di redazione questo SOED, che è il termine tecnico, stato dell'ambiente, diciamo, del Mediterraneo, nel quale però appunto in alcuni passaggi ci sono delle informazioni di sintesi, proprio perché manca un'informazione dettagliata per tutti i paesi, un po' invece come quella che è disponibile per l'Italia, per la Francia e per la Spagna. Ecco. Francia, Spagna e un po' di Grecia, poi per il resto a Malta. Malta negli ultimi anni ha la copertura totale, anzi. Sì, però diciamo, ecco, stiamo però parlando sempre del paesi dell'Unione Europea. Ecco. Prego. Altre domande? Marcello, se no, c'è una domanda ancora. Grazie. Simone Simeone, IAS CNR.
una domanda piccina rispetto alle domande interessantissime che avevo sentito prima. Io ho lavorato molto sulle banchette di posidonia oceanica e mi interessava più o meno, abbiamo visto una bellissima presentazione del professor Tomasello, abbiamo visto che insomma vanno e vengono dalle spiagge, abbiamo visto quanti, io in Sardegna ma non avevo mai visto una cosa del genere, non pensavo una cosa. E volevo sapere appunto qua, siccome da noi, ma penso in tutte le regioni mediterranee, le banchette sono oggetto di una forte pressione, soprattutto dal punto di vista degli operatori turistici, no? Nessuno li vuole, teoricamente gli operatori turistici, parlo per esperienza nostra in Sardegna, abbiamo fatto un questionario, sono più gli operatori turistici e gli amministratori che subiscono gli amministratori turistici ad avere paura delle banchette in spiaggia che magari i turisti stessi. Allora volevo sapere qual è più o meno l'orientamento, visto che insomma non capita tutti i giorni di poter fare domande da un partner di questo livello, volevo sapere qual era l'orientamento, cioè per esempio le aree marine protette, i parchi nazionali, i siti Natura 2000 potrebbero farsi portatori di una gestione un po' più integralista, e qual è la visione del Ministero e che cosa ne pensa naturalmente il braccio armato tecnico del Ministero su questo? Grazie mille davvero. Come si dice in questi casi, sono molto contento di questa domanda, però è vero, sono molto contento di questa domanda. No, il Ministero si è posto anche con troppa abbondanza questo problema, perché poi ci si è mossi quasi per vie parallele su due tavoli in contemporanea. E tavoli che hanno poi prodotto una circolare che è uscita da poco, che parla un po' di come poter in qualche modo gestire il discorso delle banchette di posidonia. La posizione della PNM, della Direzione Generale di Protezione della Natura, che è quella che poi ho portato a questo tavolo, è proprio quella che diciamo la gestione ottimale è quella del lasciare la posidonia in situ, ed è quindi la cosa che assolutamente sarebbe da privilegiare assolutamente nell'ambito delle aree protette. Detto questo, quando ci sono proprio delle esigenze assolutamente diciamo irrinunciabili, allora il discorso non è quello della discarica o cose del genere, ma dello spostamento, lasciandola comunque in situ, lasciando dei varchi per la fruizione o cose di questo tipo. Io pure ho esperienza in Sardegna della spiaggia davanti casa, purtroppo la mia moglie non è diciamo è disabile, per cui nel momento in cui c'è una banchetta di mezzo metro, arrivare al mare è proprio complicata, cioè la dobbiamo prendere in braccio e buttare in acqua. Per cui ecco, in casi dentro un'area marina protetta in cui ci possono essere magari delle esigenze di fruizione particolari, uno può anche pensare a degli spostamenti senza però andare a alterare quello che è la funzione naturale della banchetta. Questa è la posizione che PNM ha portato in tutti quanti i contesti e che chiaramente andrebbe privilegiata sempre nell'ambito poi della fattibilità, soprattutto all'interno delle aree marine protette, anche perché in ogni caso, al di là della, e c'è stata anche l'apertura eventualmente la reimmissione in mare, che poi è il destino ultimo diciamo della banchetta, se non rimane poi, se non sedimenta, se non diventa. Anche perché diciamo, la funzione che ha nell'ambito della protezione dell'erosione è fondamentale, non può essere vicariata da nessun'altra cosa. Per cui questo è un po' l'approccio che abbiamo portato in tutti quanti i tavoli. La circolare dà una maggiore flessibilità, ma la circolare è pensata per un'ottica che non è soltanto limitata alle aree marine protette o alle aree protette o a qualunque tipo e titolo, ma alle spiagge anche che insistono al di fuori da zone che sono oggetto di tutela. No, forse io ho un esempio un po' pratico. Dunque, noi abbiamo dei problemi simili con i vari stakeholder economici, soprattutto all'isola d'Elba, perché nelle altre isole non si pone proprio il problema. E all'isola d'Elba ci sono molte spiagge sono fuori dell'area protetta, la maggior parte delle spiagge più utilizzate, più grandi, però ce n'è 5-6 che hanno delle dimensioni abbastanza rilevanti e soprattutto hanno dei concessionari per ombrelloni, eccetera.
e stiamo cercando di modificare un po' l'assetto, la mentalità rispetto alle zone proprio, cioè una specie di gestione integrata, cioè in una spiaggia dove magari c'è una parte in concessione, consentire magari la rimozione straordinaria con mezzi meccanici con prima dell'inizio della stagione balneare, senza però spostare in un altro punto molto distante il materiale, ma trovare concordare con gli operatori una zona della stessa spiaggia dove appoggiare il materiale, anche se non è facile, cioè se è una cosa abbastanza complicata. Mentre le aree che invece sono, insomma, che non vengono utilizzate dai vari concessionari, cioè quelle non devono essere toccate. Stiamo cercando di lavorare in questo modo perché il divieto to cure, insomma, in alcuni casi sinceramente diventa veramente veramente complicato, innesca dei fenomeni addirittura contrari, quindi anche però già il fatto che magari si provi a lavorare sul fatto di non portare il materiale in discarica, perché questo succede, cioè perché la maggior parte dei posti, ad esempio alle batterie, vengono portati in discarica con costi esorbitanti, oltre insomma a vari fenomeni, insomma, di erosione, perché si porta via, anche se vengono vagliati, si portano via la sabbia, quindi c'è questa è la soluzione migliore. Rimane il punto che rimane è che molte volte questi accumuli stagionali in realtà diventano decennali, cioè ci sono alcune zone dove in realtà si formano questi accumuli che dovrebbero essere o reintegrati nel sistema durante la stagione invernale. In realtà certe volte si formano questi cumuli giganteschi che poi insomma tendono ad incrementare con il tempo. Questo però è una questione che può essere rimediata, cioè nel senso, se uno dà delle prescrizioni, cioè si può pretendere poi durante la stagione invernale che il sistema venga riposizionato verso la battigia e quindi possa ritornare insomma in acqua. Questo per dire, ci stiamo provando. Sulla gestione alternativa della banchetta nella regione Lazio, che è un progetto di un gruppo di ricerca costituito dall'ISPRA, dall'Università di Tor Vergata e dall'Enea, che tra l'altro detiene anche un brevetto per l'utilizzo in maniera un po' diversa, un po' alternativa degli spiaggiamenti di Posidonia. È un progetto finanziato con un fondo FESR, un POR, un progetto operativo regionale, che tra l'altro ha avuto recentemente il patrocinio non oneroso del MATM, che si chiama Bargain. Quindi se a qualcuno interessa, purtroppo il dottor Scarpato, che è il coordinatore scientifico, è dovuto andare via prima, ma mi ha lasciato del materiale informativo che abbiamo realizzato, quindi se qualcuno di voi è interessato ve lo posso lasciare al termine del meeting. Grazie. Susi Forest, altre domande, dubbi? I dubbi ci sono sempre, però... Se cercano insieme, si è d'accordo su come cercare insomma certe soluzioni, perché sennò non so se Marcello voleva dire qualcosa. Dicevo, Sea Forest contiene sostanzialmente tre progetti di piani di ormeggio, con tanto di ormeggi sostenibili, che genereranno una riduzione del degrado del positonese. Quindi è su quella quota lì che andiamo a identificare poi uno stock di carbonio e che potenzialmente può andare a dare un contributo, diciamo, perché sarà sicuramente minimale, però potrà dare un contributo a, diciamo, continuare e perseverare l'azione di conservazione futura. Quindi questo è l'orientamento e la linea che ha il nostro progetto. Qui non c'è assolutamente speculazione di nessun genere, di nessun tipo. Sarà complicato perché effettivamente abbiamo visto che sulle aree marine protette c'è già un sistema che probabilmente ci permetterebbe anche di andare a valutare qual è il contributo che queste aree hanno dato almeno in 10-15 anni da quando sono presenti. Mentre dove non ci sono la situazione è molto più complessa e non siamo neanche sicuri, appunto a proposito delle incertezze e dei dubbi che ci portiamo a casa,
non siamo neanche sicuri se sarà possibile generare una regolamentazione sulla, diciamo, con i piani degli ormeggi per far sì che ci sia davvero un effetto di riduzione del degrado sul posidonieto. Perché la situazione della governance, mi riferisco a una delle tre aree in cui operiamo, è complessa, cioè non è per niente semplice. Mentre per le aree marine protette devo dire che la situazione sembra quasi un piano inclinato, una cosa semplice da attuare. Ecco. Quindi, e un'altra cosa voglio dire è che le aree che possono in qualche modo o agiscono già con degli investimenti, come ci diceva Francesca Giannini, cioè hanno dei percorsi di, come dire, di regolamentazione, di, potrebbero in teoria in futuro, quando noi saremo in una fase molto più avanzata rispetto a quella di oggi, potranno effettivamente avvantaggiarsi da, almeno degli standard che vengono messi in piedi dal nostro progetto, perché non voglio dire che per ogni imbarcazione in meno in quell'area, ora esagero ovviamente, ci potrebbe essere un valore di sink da inserire come servizio ecosistemico che quella posidonieto sta facendo. Quindi questo, dico, a noi ci farebbe molto piacere se si costituisse un network che poi applica in qualche modo oppure è interessato ad applicare i risultati che il nostro progetto potrà portare. Chiaramente non adesso, questi risultati ne parleremo fra almeno 2 anni come minimo. Direi che mi aspettavo come dire un intervento anche di chiusura. Ah, vabbè. Allora a questo punto lo faccio io. Ok, questa lunga giornata per me è estremamente faticosa e calda, soprattutto un forno qua dentro si muore ma tutto perché senza l'aria condizionata non aumentiamo a soffrire proprio. Io vi ringrazio tutti, anche vabbè, tutti coloro che sono dovuti andare via, i relatori che sono venuti un attimino più tardi, eccetera. Penso che con Sea Forest ci si vedrà veramente tra un paio d'anni, quando si avranno i risultati veri e elaborati. Ringrazio tutti e scappiamo fuori di qua presto. Non me l'avevano prestata, no. Rena Maiore davanti a vicino a però c'è anche ah come no sì. Ma noi abbiamo casa proprio a Rena Maiore. Il problema è che l'unica spiaggia che è attrezzata con lo scivolo per arrivare fino a giù è quella che poi si di Posidonia, vabbè, allora la prendiamo, sì, però insomma ancora si gestisce. La salute, anche per me.